Bentrovati alla nuova puntata di Sveglia Trieste. Questa mattina con noi ci sarà Roberto Urizio di City Sport a partire dalle 7.30 per analizzare per filo e per segno quella che sarà la sfida di ritorno di domani sera alle 20.30 a Rocco tra Triestina e Feralpi Salò. Momento importantissimo, semifinale, promozione di ritorno, playoff per tentare di approdare alla finale promozione per la B. E poi alle 9, come ogni sabato, ci sarà il maestro Lorenzo Pilat per cantare tutti assieme, quindi sin d'ora, se lo volete, appuntatevi il numero per telefonare in diretta. Le prime pagine dei quotidiani, il piccolo di Trieste. Seconda denuncia contro le maestre d'asilo, l'inchiesta sui bimbi maltrattati in via dell'Istria, si allunga la lista delle possibili vittime. La storia, Irene Dal Papa per il quadro contro il fumo, ieri era la giornata nazionale contro il tabacco. E poi quella che è stata anche la notizia d'apertura di Tele4, di piazza tratta resiste, il carroccio piglia tutto, batosta per Forza Italia. Centrodestra, equilibri posto europei Friuli Venezia Giulia, Trieste l'impasto di giunta, Fedriga avvisa i leghisti, governo in bilico. La Lega diventa il caterpillar della maggioranza, Roberto Di Piazza resta in sella senza perdere pezzi. Forza Italia cede il potere ma salva le teste. L'esito dell'impasto della giunta avvenuto ieri nel capoluogo regionale durante un vertice tra le segreterie dei partiti di maggioranza e il governatore Massimiliano Fedriga chiama a raccolta la squadra dicendo il governo è in bilico. 3-4 ieri sera aveva titolato commercio e bilancio alla Lega, ma vince Di Piazza, perché di fatto la lista Di Piazza ha ottenuto comunque il presidente del Consiglio Comunale, che sarà Francesco Panteca. Contratti a termine in calo ma crescono quelli fissi, occupazioni in regione nel terzo trimestre, e poi l'immagine del sottopassaggio della stazione ridotto a bivacco e WC di fortuna, purtroppo immagini non nuove. Costa Curta lancia l'Europeo Under 21 show a Rocco, va detto che lunedì sera al Caffè dello Sport parleremo proprio anche di questo, oltre che di Triestina. Andiamo ora invece al Corriere della Sera con le notizie nazionali. Intanto subito sotto la testata notizia sul fronte sportivo, il dopo Spalletti all'Inter, comincia l'era Conte, basta pazza Inter, la dichiarazione di Conte, ovvero insomma vuole una squadra rigorosa, quello chiaramente a riferimento un po' anche all'inno però dell'Inter. Il caso Tria scuote il governo, giallo sulla lettera all'Unione Europea, Di Maio protesta per i tagli, il ministro non è opera mia, poi le correzioni, Visco, Banca Italia, Italia più povera senza Europa, il deficit non deve salire. Esplode il caso Tria, in tarda serata arriva il testo della lettera inviata all'Unione Europea, il vice premier Di Maio chiede spiegazioni sui tagli, non è opera mia, dice, replica il ministro, allarme del governatore di Banca Italia, Visco, l'Italia più povera senza Europa. La politica raccontata dalla cannabis, l'editoriale che troviamo qui di spalla, e poi Parmitano torna nello spazio, lassù mi manca solo il mare, l'astronauta si prepara per la sua seconda missione, il 20 luglio Luca Parmitano partirà per la sua seconda missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Paura? I rischi sono studiati, minimizzati e noi siamo addestrati per rispondere agli eventi, dice l'astronauta italiano. Dall'assù parlerei con Obama, e poi dice Marte è un sogno che fa brillare gli occhi. Nomine CSM, Palamara, clima di veleni, altri due giudici agli incontri con i deputati. Questo tra gli altri le notizie della prima pagina del Corriere della Sera. Un istante di pubblicità, torniamo con la rassegna stampa completa con alcuni servizi dal TG di Tele4. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Proseguiamo allora con la rassegna stampa. Rimpasti post voto. La Lega scippa a Forza Italia le deleghe di peso, Di Piazza resiste. A Trieste la prima prova di forza del carroccio dopo il suo bilancio al vice sindaco Polidori, il commercio alla fedelissima di Max Tonelli. Questa è la ricostruzione, ma andiamo a vedere quello che ha scritto Tele4, che non si è accontentata di comunicati e ragionamenti, ma era sul posto mentre le cose succedevano e ha raccolto anche qualche dichiarazione, diciamo così, al vetriolo subito dopo la riunione di maggioranza. Rossi, buongiorno. Quali novità dal vertice? Come? Quali novità? Beh, adesso le vedrete, sentirete della Mara, c'è un comunicato stampa a cui, insomma, è andato tutto bene. Bertoli, presidente.
Sì, della Repubblica Italiana. Le indiscrezioni della vigilia vanno letteralmente a farsi benedire ed ecco che l'ipotesi di Everest Bertoli della Lega ed ex Forza Italia alla presidenza del Consiglio Comunale cade come un castello di carte. Il nuovo numero uno del parlamentino di Piazza Unità sarà Francesco Panteca della lista di Piazza, che dunque non perde la casella dopo le dimissioni di Gabrielli e nonostante il super risultato alle europee della Lega, che sembrava poter battere cassa anche in quel senso. Il sindaco sotto assedio. Allora forse non hanno capito cos'è la parola assedio. Con la giunta di piazza e la presidenza e poi il direttore generale ha messo insieme una serie di deleghe che naturalmente corrispondono anche a dei dirigenti. Questa è la realtà. Quanto alla giunta, una tassa da pagare al carroccio c'è. La lista di piazza ne esce praticamente con una vittoria, perché se è vero che il fedelissimo di piazza Giorgio Rossi deve cedere il bilancio e i tributi al vice sindaco padano Paolo Polidori, per contro incamera il turismo dalla De Santis, altra delega di sicura visibilità insieme a sport, cultura e eventi. Non c'entra la lista di piazza, noi siamo una coalizione di centrodestra che ha stravinto le ultime elezioni europee e che continua a governare bene questa città. Il contrappasso per Forza Italia invece si paga in termini di deleghe e non di uomini o donne che siano. Oltre alla cessione del comparto turistico, infatti, le attività economiche, più banalmente definite commercio, in capo a Lorenzo Giorgi, finiscono alla leghista Serena Tonel, che le somma a teatri e alla grande manifestazione ESOF 2020. Se aggiungiamo il fatto che la Tonel da marzo e la capo segreteria del presidente della regione si tratta di fatto della superdonna di Fedriga a Trieste. Il segretario triestino della Lega, Pierpaolo Roberti, però si affida a un no comment. Forza Italia dunque non perde nessuna rappresentante in giunta. Si smentiscono così le posizioni che sembravano in forte giro d'aria, leggi il vento leghista, di Giorgi e della De Santis. Ma chi vociferava? Onestamente noi questa voce non l'abbiamo mai sentita né considerata. Ne prova la riunione di oggi, che è stato un bel confronto positivo, fondato su quelli che sono i programmi per i prossimi due anni a fianco del sindaco di piazza. Ne riprova tranquilla che le rivoluzioni che erano state paventate in giunta con teste di uno, teste dell'altro, voci un po' giornalistiche, erano voci prive di ogni fondamento. Allora, questa è un po' la situazione per quanto riguarda la giunta comunale. Abbiamo visto tutte quelle che sono state le modifiche. Dichiarazioni non imparziali, bufera su Spitaleri in paritetica, la maggioranza non sono andati giù, in particolare alcuni tweet critici nei confronti del governatore durante la campagna elettorale. A livello poi regionale e nazionale, Fedriga dice il governo in bilico, state tutti pronti, l'ipotesi delle elezioni anticipate in ottobre, nuovo sforzo elettorale in vista, tempi più lunghi invece per la riforma delle autonomie. Il governo in bilico e quasi certamente si voterà in autunno. Serriamo i ranghi, stiamo pronti, la campagna elettorale continua. Non mollate la presa, questo sarebbe il succo, stando ai quotidiani Il Piccolo, delle parole di Fedriga ai propri uomini. Giallo della lettera e tagli al welfare, la risposta del MEF non soddisfa l'Unione Europea, bozza di tria diffusa creando scompiglio, l'invio dopo le 22, Bruxelles preoccupata per i conti del 2019 e del 2020, i grillini temono che gli alleati vogliano ridurre l'impatto del reddito di cittadinanza. Visco detta le sue condizioni, più poveri senza l'Europa. Il governatore di Banca Italia chiede all'esecutivo il rispetto delle regole dell'Unione Europea, serve una riforma fiscale ampia, il debito va ridotto con politiche rigorose. Palamara in difesa, non è mai esistita alcuna tangente, dice il magistrato accusato di corruzione, interrogato per 3 ore. Cene e viaggi da centofanti, tutto falso, lo dimostrerò, dice. E poi Rixi, dopo le elezioni ho capito che i giudici mi avrebbero punito. C'è il tema della cannabis, dopo la sentenza della Cassazione che vieterebbe insomma anche quella light, la battaglia legale è destinata a proseguire anche sul fronte dei produttori, ma il ministro dell'Interno Salvini avverte, c'è un verdetto, bisogna rispettarlo, vedremo come andrà a finire. In passerella come modelli sfilano gli orfani da adottare, protesti in Brasile per l'iniziativa in un centro commerciale del Mato Grosso. Gli aspiranti genitori osservano, ma in molti vogliono figli piccoli e bianchi, effettivamente, insomma.
Sicuramente una situazione che sconcerta e inquieta. Lubiana e caccia grossa la poltrona da commissario. I socialdemocratici puntano alla supervotata e riconfermata Tania Fajon. L'opposizione risponde con Anza e Logar e sputano anche Zerar e Erievez. Adria Airways in crisi, il fondo che controlla chiede aiuto allo Stato. E ancora l'autonomista Zanella ritorna a Fiume. Il Consiglio Comunale ha deciso di dedicargli l'attuale piazza del museo, fu a capo dello Stato Libero e nemico di D'Annunzio. L'HDZ non partecipa al voto contestando la figura storica per la non croaticità. A Genova 100 migranti, Salvini sia allo sbarco ma poi via dal paese, gommone soccorso della Marina al largo delle coste libiche, il Viminale tratta, i naufraghi saranno smistati fuori dall'Italia. Pronti dazi al Messico, la vendetta di Trump che gela i mercati dopo insomma, quelle che già sono le situazioni con il colosso cinese. Apre il nuovo cavalcavia di Palmanova, era stato varato a settembre con la tecnica a spinta, chiusure della rete autostradale dalle 20 di oggi alle 8 di domani, nel corso dello stop di 12 ore saranno attuati anche altri lavori sulla viabilità. Parole ostili, l'evento Young, lacrime, insulti e falsi tavoli Ikea quando la rete rischia di far male, 5.000 studenti a lezione di cyberbullismo e fake news con professori VIP come Costa Curta e Lia Capizzi, probabilmente una delle migliori volti del mondo del giornalismo sportivo italiano, chi se ne intende lo sa. Contratti di nuova occupazione in Friuli Venezia Giulia a meno 11,7%, i dati del primo trimestre di quest'anno in forte flessione, i rapporti a termine, crescono le assunzioni a tempo indeterminato grazie agli sgravi contributivi. Ecco qua i numeri nel primo trimestre, 37.927 del 2018 contro i 33.482 di questo, quindi meno 4.445 per una variazione dell'11,7% in meno. Andiamo alla cronaca 1 del quotidiano, ovvero le notizie di cronaca legate a Trieste. Maltrattamenti nell'asilo di via dell'Istria, altri genitori pronti ad avviare azioni legali, si allunga la lista delle possibili vittime delle maestre finite sotto accusa. Un papà, mia figlia, piangeva, ora capisco perché. Allora, andiamo a vedere il servizio del nostro Umberto Bosazzi. Innanzitutto quello che ricostruisce dal punto di vista giudiziario quella che è stata la richiesta dei legali difensori di due delle tre maestre al GIP, al giudice per le indagini preliminari. Ieri l'udienza al Tribunale di Trieste. Vediamo dal punto di vista delle richieste della difesa cosa è successo, cosa è stato chiesto. Non c'erano stamattina in tribunale le maestre sotto inchiesta per abuso di metodi educativi in seguito ad una serie di episodi avvenuti in un asilo cittadino. C'erano gli avvocati di due di esse che hanno sottoposto al GIP Laura Barresi la possibilità per le loro assistite di accedere all'istituto di messa alla prova, ovvero la possibilità, con la sospensione del procedimento, di essere affidate all'ufficio di esecuzione penale esterna, per lo svolgimento, cioè, di un trattamento che prevede l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, l'attuazione di condotte riparative, il risarcimento del danno provocato e una possibile mediazione. Si tratta di un istituto giuridico relativamente nuovo che prevede che il giudice fissi un periodo di tempo a disposizione dell'imputato, al termine del quale, a seconda del comportamento dell'imputato stesso, può stabilire l'estinzione del reato. Stamani in tribunale c'erano anche alcuni genitori dei bambini che hanno frequentato le classi affidate alle maestre sotto inchiesta, soprattutto a detta di molti di loro, per capire effettivamente quanto accaduto all'interno di quell'asilo e visionare le registrazioni delle telecamere, registrazioni che a detta degli avvocati delle due educatrici ridimensionerebbero di molto quanto trapelato. A quanto è dato di sapere, la terza educatrice, quella vincolata da un contratto a tempo indeterminato con il comune, avrebbe deciso che il procedimento nei suoi confronti segua le vie consuete. Allora, questa è la ricostruzione dal punto di vista giudiziario. Poi l'intervista del nostro Umberto Bosazzi a uno dei papà di quei bambini che andavano in quella classe. Non uno dei denuncianti, ma uno che chiaramente ora vuol vederci chiaro su cosa succedeva in quella classe.
Ti dico la verità, quando veniva a casa no, anzi gli chiedevamo come è andata a scuola, come bello, poi avevamo sentito che c'erano dei problemi con l'insegnante perché era un po' esuberante e gli chiedevamo ma gli altri bambini come va, non ci ha mai manifestato nessun problema, non è che ci diceva sì quello veniva sgridato, veniva picchiato, i bambini magari non riportano per paura le cose a casa. Non è facile per i genitori dei bambini non direttamente coinvolti venire a capo di quanto accaduto in un asilo cittadino. Stamani uno di essi, presente assieme ad altri per capire meglio la situazione, ha accettato di raccontare qualcosa ai giornalisti. Ne esce un quadro che da un lato pare appunto ridimensionare la vicenda. Ci sentivamo, cioè, quando andavamo là parlavamo comunque delle cose di scuola, ci chiamava anche ogni tanto, chiamava mia moglie, parlava al telefono con mia moglie e la maestra. Non ci è mai sembrato che fosse qualche problema del genere alla scuola. Vero è che una volta uscita la notizia all'interno delle famiglie ci si è interrogati su quanto accaduto. E dopo ieri invece leggendo l'articolo abbiamo tirato fuori un po' di domandine, ci è venuto fuori che è stato strattonato un po' di volte, buttato a terra, preso poi il braccio, però diceva che lui era dalla parte dei bambini più privilegiati e che non gli veniva sgridato più di tanto, c'erano altre situazioni che invece i bambini un po' più gravi. In realtà, in un'occasione almeno, un comportamento da parte di una delle maestre era sembrato piuttosto discutibile, ma par di capire anche questo, nulla che non fosse riconducibile ad una normale dinamica. Perché un giorno gli abbiamo chiesto se aveva mangiato tutto e lui ci ha detto sì davanti all'insegnante e questo insegnante gli dava dei bugiardi davanti a noi, che no, che non è vero, non hai mangiato. Allora, proseguiamo con il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per avere le ultime in quanto a traffico e viabilità, se c'è il collegamento, altrimenti aspettiamo ancora un attimo, dobbiamo ancora realizzarlo. Allora, la ginnastica riparte dai soci, niente VIP nell'unica lista. Ieri la scadenza dei termini per la presentazione dei candidati del nuovo direttivo. Fumaneri rinuncia al bis. A guidare la società ginnastica triestina sarà il portavoce dei Contras, Varrecchia. Intanto PD e Movimento 5 Stelle attaccano la nomina di Monassi nel CDA di Acegas. Andiamo avanti. Il sottopassaggio della stazione ridotto a bivacco e VC di Fortuna. La metà del corridoio è già chiusa in attesa dell'avvio del cantiere di riqualificazione, invasa da coperte rifiuti e l'odore per i residenti, turisti e pendolari è irresponsabile. Intanto la sentenza accusa di estorsione ai danni di Decker, possa mai assolto ex direttore del Piccolo, ovviamente. La polizia locale a caccia di chi ha abbandonato i rifiuti vicino alla SIOT, la discarica proprio nella zona di San Dorligo. La protesta invisibile dal basso dello scalatore seriale dell'Ursus, Telequattro ormai ne ha parlato parecchie volte, l'ex gestore della Voce della Luna di Finizio prosegue la sua guerra contro Di Piazza, intanto una delle quattro squadre dei vigili del fuoco di turno è bloccata sul molo quarto del Porto Vecchio di Trieste. Andiamo dai vigili urbani della polizia locale per il collegamento per capire insomma qual è la situazione e quali saranno le eventuali manifestazioni o altro di giornata. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Guardi, per oggi segnalo intanto per la mattinata la Mittel European Race 2019, la quale partirà dalla piazza della Borsa e verso le ore 9.30 con presenza di nostro personale sul posto. Questa gara di auto interesserà l'asse Corso Italia, Imbriani, Carducci, Coroneo, Severo, Valerio e Stranuova per Opicina, fino poi all'abitat via Nazionale, via di Prosecco, fino al confine nostro di Sgonico, poi si recherà anche nel comune di Grado. Questo per quanto riguarda la mattina. Per quanto riguarda il pomeriggio, le posso segnalare poi comunque aggiornamenti dai colleghi del cambio turno. Dalle ore 17 alle ore 18.30 un'associazione culturale serba che organizzerà una sfilata di gruppi folcloristici accompagnata da strumenti musicali lungo le vie della città, in particolare Piazza Unità d'Italia, verso Piazza della Borsa, Cassa di Risparmio, San Nicolò, Dante, Sant'Antonio, Rossini, Piazza Duca degli Abruzzi fino al Teatro Miela, appunto anche là con nostra assistenza viabilistica. Questo per quanto riguarda le notizie di oggi, per il momento ci riaggiorniamo al cambio turno.
Benissimo, grazie ancora per tutte queste informazioni. Noi proseguiamo con la rassegna stampa. Dalle piazze ai marciapiedi in arrivo lavori pubblici per un valore di 6 milioni e 100 mila euro. L'Odi snocciola gli interventi inseriti nel piano 2019. Tra le opere prioritarie la rotatoria all'incrocio tra le vie Forlanini e Marchesetti. Abbiamo peraltro il servizio realizzato nel nostro telegiornale di ieri in cui si parla anche di Piazza Libertà, di una serie di situazioni di marciapiedi ed altre questioni viabilistiche. Allora andiamo a vederlo. Eccolo qua. Punto della situazione per quanto riguarda opere pubbliche e manutenzioni su lavori aggiudicati nel biennio 2018-2019 già avviati. Oggi in comune l'assessore Lodi ha tenuto un tavolo d'aggiornamento circa lo stato di avanzamento dei lavori e ha anticipato alcuni capitoli pronti a incominciare. A leggere gli importi spicca la riqualificazione di Piazza Libertà, il cui cantiere è arrivato circa al 20% del suo completamento. Poi anche Villa Bazzoni, Piazza Volontari Giuliani, la messa in sicurezza dell'attraversamento di Via Marchesetti, purtroppo noto alla cronaca per l'incidente mortale di Giulia Butazzoni, quindi l'illuminazione, dove è stata effettuata una raccolta di opinioni con le circoscrizioni. Manutenzione di strade, marciapiedi, alberature dei giardini, dei bordi strada, ma anche attraversamenti protetti come sulla via Marchesetti e la via Forlanini. Abbiamo però già, stiamo già progettando e quindi avvieremo a breve gare per ulteriori 3 milioni di euro. Le cifre sono consistenti e importanti per la manutenzione delle strade che serve molto in questa città. Non guarderemo solo il centro città, come ad esempio la riqualificazione della via Malcanton nelle zone limitrofe o la ripavimentazione dei marciapiedi di via di Corso Italia, ma andremo ovviamente anche nelle periferie. In più abbiamo ulteriori cantieri che stiamo chiudendo a partire dal 18 e che si stanno chiudendo per 17 milioni di euro, quindi abbiamo cifre importanti sulla manutenzione di strade e sulla viabilità cittadina. Tra i progetti c'è anche la stipula di una convenzione tra il Comune e un soggetto privato per via Brigata Casale, dove attualmente è in fase di definizione l'accordo per la realizzazione della rotatoria con via Campanelle. Seguono interventi su strade e marciapiedi nelle zone oggetto di sinistri e infortuni. Infine, il punto sull'area fitness di Barcola. La gara è stata aggiudicata ad aprile, ora si è in attesa delle forniture. La zona individuata è all'interno della pineta, in uno spazio non interessato da alberature o altre installazioni. Bene, allora proseguiamo ancora con la rassegna stampa. La battaglia antifumo della piccola Irene, che merita la carezza di Papa Francesco, l'alunna della SLA Tapera, ha vinto il concorso Anvolt disegnando un cuore trafitto dalla sigaretta. Il premio, un incontro speciale con il Santo Padre, con lo quale il disegno che effettivamente esemplifica bene quanto male faccia fumare. Ieri era giornata mondiale contro il fumo. Rientriamo in studio, andiamo avanti un attimo con il Corriere della Sera per vedere anche le notizie nazionali, visto che di sport ci occuperemo tra pochissimo con il collega Roberto Urizio di City Sport. Corriere della Sera: Visco avverte meno tasse ma il deficit non deve salire. Il governatore: Italia più povera senza Europa, il differenziale con il Bund supera la Grecia intanto. Ecco qua lo spread che torna a salire, la priorità della crescita, ma tutti aspettano le scelte sulla manovra, la sintonia di Boccia con Banca Italia, l'incertezza costa cara. E poi ancora giallo e lite sulla lettera all'Unione Europea, Di Maio contro Tria e Salvini, Palazzo Chigi e MEF, falsa. Poi il testo corretto, c'è la flat tax, via le riduzioni sul welfare, 11 miliardi lo scontamento rispetto agli obiettivi concordati nel 2018, rilevato dalla Commissione Europea nella lettera inviata mercoledì all'Italia. Eccoli qua Salvini e Di Maio, accuse tra alleati sulla manina alla Lega, così siamo ai titoli di coda. Il Carroccio punta il dito sul Movimento 5 Stelle, il capo del governo: faremo anche verifiche giudiziarie. I giochi incrociati del ripasto da Toninelli a Giulia Grillo e coi ministri in bilico, la Lega pressa ma nega che sia un problema di poltrone, Movimento 5 Stelle, nuovi nomi, si crolla. Andiamo avanti ancora, i sondaggi di Nando Pagnoncelli, più di un italiano su due vede l'esecutivo a rischio, solo il 29% vuole il voto, però per il 27% il 5 Stelle ha pagato la subalternità alla Lega all'interno appunto del governo del paese.
L'intervista a Giuliano Pisapia, 5 Stelle bocciati, per loro non c'è futuro, al PD ora servono alleati, l'ex sindaco a Calenda, no a nuovi partiti, evitiamo tormentoni. E poi ancora cannabis, la rivolta dei negozianti, pronti a fare una class action, Federcanapa, la chiusura non è automatica, Salvini, le sentenze vanno rispettate. Prima di andare in pubblicità e di passare alla prima parte dedicata anche agli ospiti, arriva il momento anche di vedere un po' la situazione meteo, che in teoria dovrebbe finalmente fornire un po' di notizie positive. Oggi, sabato 1 giugno, al mattino cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata probabile cielo variabile. Sulla costa, come vedete, temperature in aumento, venti a regime di brezza e sole con qualche velatura. Temperature minime tra i 14 e i 17 gradi, massime tra i 22 e i 25, vale a dire che aumentano. Domani situazione di cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone, nel pomeriggio sera sarà possibile qualche rovescio temporale, ma soprattutto nella fase, diciamo così, nella zona montana della regione. Temperature in ulteriore aumento e venti a regime di brezza. Diamo un'occhiata anche a lunedì, quando insomma, ci sarà una situazione sostanzialmente sovrapponibile, e stando all'OSMA regionale anche martedì con temperature in ulteriore aumento. Quindi l'ondata di piogge, di freddo che ha imperversato, determinando uno dei mesi di maggio più freddi della storia, dovrebbe essere finita e si dovrebbe andare dunque verso temperature sempre più estive. Un istante di pubblicità, tra poco Roberto Urizio di City Sport è con noi per parlare di Triestina in vista del big match di domani sera alle 20:30 a Rocco con la Feralbi Salò. Bentrovati agli amici di Sveglia Trieste, con noi c'è l'amico Roberto Urizio, giornalista di City Sport, volto noto del caffè dello sport anche. Ciao Roberto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ovviamente siamo qui sperando che il microfono non mi cada, ecco, cominciamo bene questa mattina, per parlare naturalmente di Triestina. Perché? Perché dopo il match d'andata in quel di Salò sul Garda, domani sarà la volta del ritorno di questa che io continuo a chiamare semifinale promozione, perché insomma di fatto se fa accedere a una finale, questo è. Roberto, allora partiamo innanzitutto da quello che è insomma il momento, l'atmosfera tra i tifosi e la città, che veramente insomma sta riscoprendo il suo grande amore per la Triestina. 600 persone al seguito in quel di Salò, un contorno molto importante che si spera faccia crescere il tifo anche in vista di domani e, tocchiamo ferro, speriamo, delle sfide decisive. Beh, adesso mai più, insomma, no? Bisogna stare vicini alla Triestina. In questo momento abbiamo avuto questo ideale passaggio di consegne, no? Tra il basket che è finito la scorsa settimana e il calcio appunto che ha ricominciato mercoledì, per cui è giusto in questo momento stare vicini alla Triestina, come era giusto prima seguire con entusiasmo la pallacanestro. E ripeto, adesso mai più, sono stati tanti anni di difficoltà, di poco pubblico, anche quest'anno insomma durante l'anno non è che il Rocco forse particolarmente pieno, però adesso è veramente il momento di riempire lo stadio, al di là di scaramanzie, maledizioni eccetera, di cui sempre si parla, ma insomma bisogna crederci, andare allo stadio con fiducia, con entusiasmo, perché insomma il traguardo è di quelli veramente importanti. Giustamente, poi tra l'altro stadio super rinnovato anche in vista dell'Under 21, no? Degli europei in arrivo a brevissimo, quindi chiedo al nostro Guido in regia tra l'altro di recuperare per fra un po', diciamo così, le immagini che abbiamo mandato anche lunedì sera al Caffè dello Sport dello stadio, il VFC come diciamo noi tecnicamente, ovvero le immagini del rinnovamento dello stadio Rocco. Ma iniziamo naturalmente rivedendo quelli che sono stati gli highlights, le azioni salienti della gara di Salò tra Feralpi e Triestina. Potremmo riassumere un tempo a testa. Sentiamo e poi ne parliamo assieme.
un tempo per parte, un gol per parte. Finisce 1-1 la gara d'andata tra Triestina e Feralpisalò. Si deciderà a Rocco domenica chi accederà alla finale promozione. E premesso che all'Unione basterebbe un altro pareggio per staccare il pass, va rimarcato come il match del Garda abbia messo in guardia i ragazzi di Pavanel. Le due vittorie in stagione vanno cancellate dalla testa. Il Feralpi è in ottima forma e nel finale ha spaventato parecchio i rossolabardati. La cronaca, linea difensiva affidata a Coletti e Codromaz, vista l'indisponibilità di Malomo e Lambrughi, con un assetto super offensivo, Granoce e Costantino di punta, Mensa e Procaccio esterni. La Triestina recrimina dopo pochi secondi per il blocco in stile cestistico subito in area da Mensa, Paterna lascia correre. Al 18esimo i padroni di casa impegnano Freddi con un tiro da fuori area di Caracciolo, nulla di preoccupante. L'Unione va per due volte vicina al gol da sottoporta, prima con il tentativo di Formiconi, poi alla mezz'ora con Granoce che serve un rasoterra a centroarea, prima Mensa e poi Costantino, però mancano la zampata vincente. La rete è nell'aria e al 32esimo Granoce confeziona una perla calcistica. Pallone recuperato sulla tre quarti, su un disimpegno fuori misura, volata rete ed elegante tocco sotto. Il pallonetto bacia il palo e si infila in rete. E pandemonio sugli spalti, fra gli oltre 600 cuori rossolabardati che hanno seguito la squadra in trasferta. L'Unione ha pure l'occasionissima per chiudere il match. Al 41esimo Marchi stende in aria il lanciatissimo Procaccio e il Diablo però colpisce male dal dischetto e il pallone finisce alto. Forse addirittura una zolla fuori posto a trarre in inganno lo specialista. Nella ripresa il match cambia radicalmente e dopo il gran tiro di Steffeda ai 25 metri il Salò inizia a farsi pericoloso. Prima con una combinazione di testa in area che impegna la difesa, poi con un gran sinistro a giro di Caracciolo dal vertice dell'area. Il Feralpi cresce di ritmo e intensità mentre la Triestina sembra affaticata. Al 17esimo Maiorino si mette in proprio e dopo uno scatto da Levriero si accentra allontanandosi dalla porta scagliando un missile alle spalle di Offredi. Un gol tutto rabbia e determinazione che esalta la squadra di Zenoni. Un minuto più tardi arriva un tiro al volo di Magnino che finisce alto, quindi dopo la girandola di Cambi un altro tiro dalla distanza del Salò e il gol annullato. Questo però per palese fuorigioco come dimostrano i replay della l'azione. Nel finale ancora due spunti dei gardesani, ma per fortuna nulla di pericoloso. Nell'altra semifinale il Pisa si è imposto ad Arezzo per 3-2, ma nonostante il risultato nulla è scontato. Le due infatti si sono affrontate a un ritmo indemoniato, stile calcio inglese, e tutto può ancora accadere. Allora, rivedendo il servizio, Roberto, le prime cose che ti vengono in mente su questa partita e su... se parlassimo di playoff cestistici, gli aggiustamenti da fare per gara 2? Beh, gli aggiustamenti per gara 2 sono già pronti, nel senso che rientra Lambrughi della squalifica, ovviamente è un'ottima notizia. Dovrebbe rientrare anche Malomo dall'infortunio, quindi si ricompone la coppia centrale titolare, eventualmente giocherebbe Codromaz al posto di Malomo. E questo permetterà anche a Coletti di tornare nel suo ruolo naturale, quello di centrocampista, quindi con qualche scelta in più anche per Pavanel, che appunto potrà avere poi Steffè Maracchi, probabilmente Maracchi da affiancare a Coletti, ma appunto con la possibilità anche di qualche inserimento in corsa che per esempio a Salò è mancato sostanzialmente, perché forse a un certo punto c'era anche bisogno di magari inserire un centrocampista in più, però o mettevi qualche giovane, segnatamente Bolis, o se no dovevi sostanzialmente tenere l'assetto così com'era e andare avanti. E per quanto riguarda la partita di andata, le sensazioni sono contrapposte, no? Alla fine del primo tempo c'era rammarico per essere in vantaggio soltanto di un gol, alla fine della partita c'era quasi un po' di sollievo per il fatto di aver pareggiato, insomma il secondo tempo è stato difficile, per cui alla fine diciamo che va bene così e adesso ci si gioca tutto domani sera. Ecco, differenza tra il primo e il secondo tempo, può succedere, dipende solo dalla partita in sé, una questione magari di aver perso un po' il ritmo dei 90 minuti dopo tutta questa sosta, nonostante le amichevoli, che però poi non sono mai partita vera. Cosa c'è dal tuo punto di vista di vero nelle possibili analisi? Un po' delle due cose, insomma, evidentemente anche la Feralpi ha cambiato qualcosa, ha alzato il ritmo, ha alzato il proprio baricentro, insomma è normale che fosse così. E effettivamente la Triestina
dopo questa lunga sosta ha pagato qualcosina appunto nella capacità di tenere il buon ritmo che aveva tenuto nel primo tempo, per cui direi che tutto sommato ci può stare. Io ho visto nel dopo partita Pavanel mi sembrava comunque abbastanza sereno per come erano andate le cose, per cui adesso non voglio fare lo psicologo, diciamo, però forse probabilmente un po' ci si aspettava una partita di questo tipo, magari qualche difficoltà appunto nella gestione dei 90 minuti, visto appunto anche le assenze, quindi diciamo che il risultato ce lo possiamo prendere abbastanza serenamente appunto in vista di domani, dove si decide tutto. Allora, mentre possiamo rivedere anche gli highlights della partita, mentre chiacchieriamo in attesa delle telefonate allo 040 31 39 93, Roberto, una Triestina comunque super offensiva, quattro attaccanti dall'inizio veri, perché alla fine sì. Hai Costantino e Granocce di punta, mai Mensah e Procaccio, che sono due attaccanti veri sui lati. Quindi Pavanel ha dimostrato di sentirsela anche di rischiare in questa prima gara. Sì, sì, ma se ne è anche parlato in sala stampa poi nel post partita, l'idea era proprio quella di tenere la squadra offensiva alta anche per ovviare alle possibili difficoltà che ci sarebbero state in fase difensiva con una coppia di centrali che ha fatto bene, ma che sostanzialmente è stata inventata all'ultimo per le contingenze di cui abbiamo parlato, per cui come si dice, insomma, la migliore difesa è l'attacco. Si è cercato appunto di alzare il pressing, di evitare il più possibile che la Feral Pisalò potesse essere come dire incisiva davanti, potesse arrivare tanti palloni appunto dalle parti di Coletti e Kodromaz, che poi appunto se la sono cavata bene, ma non sono stati, salvo in alcuni lunghi tratti del secondo tempo, troppo pressati, quindi credo che la scelta fosse tutto sommato quella giusta sia per caratteristiche poi della Triestina, che è una squadra più capace a offendere che a difendere, che appunto per le situazioni che sono create con le assenze di Lambrughi e Malomo. Ecco, dando un'occhiata invece al Salò, da una parte comunque qualità davanti, gente che insomma ha il vizio del gol, e dall'altra parte forse però una squadra che si è dimostrata comunque abbastanza perforabile dietro, del resto in stagione regolare 2-0-2-0. Sì, beh, una squadra, la stagione regolare la conto fino a un certo punto, perché poi è cambiato anche l'allenatore, per cui è una squadra un po' diversa, però le caratteristiche dei giocatori della rosa sono più o meno quelle. Indubbiamente è una squadra che ha qualità davanti, che può mettere anche dalla panchina giocatori di un certo livello. Mercoledì sono entrati Ferretti e Mattia Marchi, che insomma sono due giocatori comunque di un certo spessore offensivo, però appunto è una squadra che ti lascia gli spazi, ti lascia giocare. Io commentavo anche con i colleghi sulla stampa anche all'inizio del secondo tempo, poi mi è dispiaciuto, diciamo, vedere la Triestina così in difficoltà, perché si vedeva che c'era la possibilità, c'erano gli spazi per provare qualche sortita, poi sono stati anche bravi loro appunto a tenere il pressing molto alto, a rendere difficile il palleggio della Triestina, però la possibilità di andare a far male c'è, quindi credo che anche per la partita di domani, come giustamente ha detto anche lo stesso Pavanel, non bisognerà fare tanti calcoli, anche perché appunto la Triestina non è una squadra da calcolo, ma una squadra che gioca sostanzialmente per cercare la vittoria, e credo dovrà farlo anche domani. Poi vedremo ovviamente come si svilupperà la partita, ma di base non bisogna andare a speculare sull'1-1 dell'andata. Certo, poi c'è anche un altro aspetto, che forse proprio il fatto di giocare in maniera così ravvicinata può aiutare anche la Triestina a crescere nel proprio ritmo nella seconda fase di partita, cioè ad a riavvicinarsi a quella forma campionato, diciamo così. Ma sì, credo che quello
fosse soprattutto un problema legato alla partita, all'impatto poi con il ritorno, con i 90 minuti diciamo veri. Già per domani insomma mi aspetto ovviamente una partita difficile, su questo non ci piove, però ecco, credo che la squadra sarà pronta per affrontare al meglio tutti i 90 minuti, su questo sono abbastanza tranquillo. Allora, la partita di domani sarà arbitrata da Matteo Marchetti di Ostia Lido, il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Meoci di Siena e Gabriele Nuzzi di Valdarno, quarto ufficiale sarà Riccardo Annaloro di Collegno in provincia di Torino, così anche per dare un'occhiata agli arbitri, cosa che non guasta mai in queste partite. Ma io non guardo mai chi è l'arbitro, perché poi anche l'andata, poi ho letto, c'erano dei timori, poi in realtà l'arbitraggio della partita d'andata è stato un buon arbitraggio, quindi vediamo come va la partita, poi quello che succederà a livello arbitrale lo commenteremo eventualmente dopo, ma credo che bisogna pensare a fare la partita e basta. Bene, allora, mentre qua arriva una mail da parte di una mamma di una bambina che frequentava la scuola materna, l'asilo incriminato dalle vicende giudiziarie, una storia che insomma andremo poi ad approfondire nel corso del nostro telegiornale, perché si tratta di temi delicati, quindi voglio leggerla con calma, mi scusi la signora da casa, ma in questi casi non me la sento di leggere pronti via la mail, ma voglio leggerla con calma, darle il valore che merita, quindi la tengo lì e sicuramente poi la utilizzeremo per un servizio nel nostro telegiornale. Restando invece in tema di Triestina, abbiamo parlato della carica dei tifosi, andiamo a vedere cosa è successo in due pullman, uno del centro coordinamento Triestina Club, uno della curva, in mezzo ci sono anche le mule alabardate che, perdonatemi, sono quelle che cantano meglio, comunque bravi tutti, eccoli qua. Questo è solo un assaggio dello straordinario entusiasmo del popolo rossalabardato. Oltre 600 tifosi in pullman, minivan o auto private hanno dato vita a una lunga carovana da Trieste al Garda per sostenere l'Unione nella semifinale promozione d'andata. Maglietta con la labarda, sciarpa d'ordinanza al collo e corde vocali pronte ad esaurirsi nello scandire i cori dedicati alla Triestina. Al motto di non succede, ma se succede, piuttosto che il classico noi ci crediamo, hanno riempito di buon umore Giuliano gli spalti del Turina. Esaurito il match, ma non certo la verve che andrà trasferita domenica alle 20:30 a Rocco, sentiamo l'analisi del mister. Partite da playoff, quindi squadre forti che si incontrano. Primo tempo sicuramente vantaggio nostro, il secondo meglio loro. Noi abbiamo pagato probabilmente il grande sforzo. Il primo tempo dove dovevamo chiuderla su 2-0 e poi nel secondo tempo ci sono mancate un po' di lucidità nelle ripartenze, abbiamo fatto troppi lanci lunghi e quindi non abbiamo respirato, davanti non abbiamo più tenuto palla e non abbiamo accorciato con gli esterni. Quindi il calo dell'Unione nel secondo tempo, squadra in riserva dopo i primi 45 minuti o condizione che deve crescere ancora? È avuto un po' il braccino, invece secondo me questa cosa qua la dobbiamo migliorare se vogliamo andare comunque al passo successivo. Ma io credo che noi dobbiamo concentrarci sulla partita di domenica e pensare alla Ferrari perché sarà durissima. Ora tutta l'attenzione sulla sfida di ritorno, sperabilmente con un'altra cornice di pubblico straordinaria. Ma magari verso la fine si aprirà, dipende come sarà, da una parte all'altra qualcuno il passo in più lo dovrà fare, ma non, per noi non deve cambiare niente, dobbiamo avere l'atteggiamento che abbiamo avuto il primo tempo, la squadra che vuole determinare subito, ma dobbiamo sapere chi abbiamo di fronte. Cantavamo anche noi ovviamente, perché ci siamo fatti prendere dall'atmosfera. Allora, mister dice non dobbiamo avere il braccino, cioè abbiamo avuto un po' il braccino riferito alla partita d'andata sul Garda, quindi come dire ribaltandola sul ritorno, questo va diciamo eliminato tra virgolette. Sì, sì, beh, sicuro, anche se ovviamente la posta in palio è alta, per cui io spero, ma ovviamente poi
vedremo come andrà la partita, di non arrivare agli ultimi minuti ancora sul pareggio, perché lì sarà far west. Certo. Però ovviamente ci sono gli avversari, abbiamo visto che insomma hanno cioè, delle, diciamola delle chiara, qualità. Bisogna giocare per vincere. Bisogna giocare per vincere, se riesci a passare in vantaggio, non dico che è fatta, ma insomma diventa un po' più facile gestire la situazione, però è chiaro che sì, è bello qua seduti, è molto facile a dirsi, poi vediamo domani, insomma ovviamente sì, bisogna giocarsela e ripeto, se poi trovi un gol come è successo all'andata, le cose si mettono meglio psicologicamente, tatticamente, insomma. Anche perché chiaramente a quel punto sensi, il Salò è costretto ad attaccare, sì, libera sì. Qualche spazio sicuramente sì, in più. Ma quello, insomma, io credo, Rocco, la Feralpi non è una squadra che specula, è una squadra in questo senso un po' come la Triestina, è difficile che stia lì solo a chiudersi, anche perché non ne ha l'interesse e non ha le caratteristiche. Insomma, abbiamo visto che ti concede qualcosa, mercoledì sostanzialmente hai avuto un gol e un rigore su due disimpegni errati, quindi se pressati, se attaccati, ti possono anche concedere qualcosa, per cui, però credo, sono abbastanza convinto che la Triestina giocherà la sua partita, perché sostanzialmente perché non può fare altrimenti. Certo, allora leggiamo la mail di Luca che dice: mi chiamo Luca e vi scrivo da Napoli, oggi raggiungerò Trieste e mi fermerò lì per qualche giorno, avrei intenzione di vedere la gara di ritorno con la Feralpi in programma domani sera, a tal proposito sapete se ci sono ancora biglietti disponibili e se sono acquistabili anche al botteghino dello stadio. Allora, se Luca arriva oggi, sì. Già oggi dovrebbe poterli prendere, adesso gli orari sinceramente adesso, non me li ricordo, ma ricordiamo. Hai la pagina del sito lì, c'è o in sede la Triestina o al Gazebo, forse per un turista, diciamo una persona che viene da fuori, gli è più facile andare in Piazza della Borsa per esempio. Certo. E anche domani mattina è possibile prendere i biglietti ancora in prevendita, che tra l'altro mi sembra costino anche meno. C'è comunque anche la possibilità del botteghino, però a rischio e pericolo che si creino code. Certo, anche perché poi è ribadito più volte anche Mauro Milanese lunedì sera al Caffè dello Sport, andare alla partita prima perché ci sono comunque i tornelli, quindi anche avendo il biglietto in mano esatto. Si rischia di fare un po' di coda. Allora, punti vendita, quattro modalità: sede societaria, terzo piano della tribuna Pasinati del Rocco, sabato 1 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica 26 maggio, domenica 2 giugno, aperto con orario 9:13, quindi anche domani mattina in sede dalle 9 alle 13. Centro coordinamento Triestina Club, tutti i giorni dalle 9 alle 19. Info Point Piazza Borsa, sabato 1 giugno orario continuato 10:19, domenica 26 maggio 10 domenica 2 giugno 9:13. Quindi domani mattina si possono ancora acquistare dalle 9 alle 13 sia in Piazza della Borsa che alla sede della Triestina all'interno dello Stadio Rocco nella tribuna Pasinati terzo piano, quindi su tutte le modalità possibili. Tra l'altro, così se qualcuno si ingolosisce si può comprare anche la maglietta celebrativa, perché domani si gioca con quella. Sì, già mercoledì si è giocato con quella, col Coccal. Col Coccal, bravo. E, insomma, diciamo che qualche anno fa ha portato bene quella maglia, speriamo, ma non diciamo niente. Certo, poi insomma, comunque c'è un bel lavoro dietro la Triestina in questo momento anche di merchandising, no? Certo. Perché qualche anno fa insomma non era esattamente così, ora praticamente c'è di tutto, quindi l'appassionato può anche fare incetta da questo punto di vista. Vabbè, chiaro, insomma, a parte, detto con tutto il rispetto, insomma è un po' più bello avere la maglia di Granoccia che quella del figlio di Pontrelli, insomma, tanto per dirne una, però e poi insomma prima si lottava per non retrocedere in eccellenza, adesso si spera di salire in B, quindi è normale ed è giusto che l'atmosfera sia diversa.
Bene, bene. Allora io mi fermerei un istante per la pubblicità, così poi ripartiamo e ripartiamo proprio dallo Stadio Rocco, dalle immagini del nostro stadio rinnovato per gli europei Under 21, ma che naturalmente sarà cornice anche di questa e speriamo anche di un'altra partita importante prima della conclusione della stagione. Pubblicità, ci rivediamo qui. Bentrovati ancora in studio qui con l'amico Roberto Urizio di City Sport. Andiamo a vedere anche il quotidiano Il Piccolo con le pagine riservate alla Triestina, biglietti verso 6.500, verso quota 6.500 per spingere l'Unione in finale. Domani 20:30 Stadio Rocco, gara di ritorno con la Feralpi Salò, l'appello di Marassi del Triestina Club, la squadra e la società meritano ancora più pubblico, parole ovviamente sacrosante. Intanto centro e curva si mobilitano per i pullman in Toscana, noi facciamo gli scongiuri anche se ovviamente Roberto le cose non si possono organizzare all'ultimo momento, quindi comunque sono portati avanti. Per forza. La scaramanzia è d'obbligo, ma l'organizzazione ha un'altra, altre priorità. Roberto, è arrivato il press, il mitico sì. Mario Biasin, è sbarcato il presidente Biasin con fiducia e entusiasmo, oggi la rifinitura allo stadio, 16:30 a Rocco, la Triestina, se Dio vuole, farà una rifinitura sul proprio campo, che no, sembra una cosa scontata, ma non succede praticamente mai. E arriva Mario. Beh sì, è arrivato Biasin e si fa la... La rifinitura dello stadio lo faranno, credo, santo per questa evenienza, ma insomma una spinta in più, credo, no? per tutti. Biasin si è fatto voler bene innanzitutto perché ha tirato su una società che era praticamente morta, insomma, fallita, e appunto lui con Mauro Milanese hanno comunque creato qualcosa di positivo al di là di come andranno questi playoff. Le possibilità ce le ha, insomma, sappiamo che finalmente abbiamo un imprenditore, insomma, di un certo livello alla guida della Triestina, questo è importante, e quindi si va avanti. Poi appunto i playoff sono un terno al lotto per certi versi, quindi non va giudicato nel lavoro della società, nel lavoro di Pavanel, dello staff, eccetera, su 2-4 partite. L'importante è che ci sia questa normalità che mancava, no? Quindi il fatto che se arriva all'obiettivo siamo ovviamente felici e lo speriamo tutti. Qualora non dovesse arrivare, ci si riprova, quindi certo. E questo è poi quello che dovrebbe accadere sempre in qualsiasi società sportiva. Quindi da questo punto di vista, appunto, Biasin, Milanese, eccetera, vanno sostenuti e il loro operato è positivo, al di là poi di un acquisto sbagliato, certo, di una, certo. L'importante di una è il progetto, stagione no? Che va bene o di una che non va bene, ma l'importante è che poi si... non si debba stare a ogni maggio a dire oddio chissà se esisteremo fra 2 mesi, questa è la cosa primaria. Giusto, sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego signora. Allora, mi volevo una curiosità, che mi andavo al stadio quando che la Triestina era in Serie A. Allora lei. Sai lontano, è vero? Beata lei signora. Perché la Triestina e i veri triestini chiamava i greci? Perché i fondatori della Triestina sono stati dei greci, ovvero dei commercianti del porto di Trieste, che hanno fondato originariamente la società della Triestina Calcio, che quest'anno compie il centenario. Me lo spiegò mio nonno quando ero alto così, e mio nonno infatti spesso zigava in stadio. Forza greci. Forza greci. Noi dicevamo i greci che ha vinto o che ha perso, diciamo quella volta, no? Beh, che eravamo in Serie A. Ma la puoi dire ancora? Vale ancora, Di me? Vale ancora, la puoi dire lo stesso. Grazie tante. Evviva! Buona giornata. Grazie, viva la Triestina. Sempre. Super invidia di Roberto Urizio, che aspetta da anni di vederla in Serie A. Che miseria. Cioè, le ho viste, adesso rischiamo di vedere il Cittadella in Serie A, con tutto il rispetto.
prima o poi un giro in giostra lo vogliamo fare anche noi, insomma. Ascolta, siccome siamo in vena così di ricordi del Marcord, racconti al pubblico quello che hai raccontato a me di cosa facevi con tuo papà, credo in Brasile. In Brasile, sì, io vivevamo a San Paolo, mio papà tra l'altro vive ancora lì, ma è abbonato a Eleven Sports, guarda le partite, eccetera, eccetera. Quindi sa più di noi. Quindi sì, assolutamente. Infatti io alla partita, oltre a scrivere, commento su WhatsApp le partite con mio papà, ma va bene. Bellissimo. E era anni 80, mi ricordo soprattutto l'anno del campionato in cui la Triestina sfiorò la Serie A, e si andava la domenica in giro a pranzo, eccetera, eccetera, e poi si passava, c'era il passaggio obbligato alla sede dell'ANSA di San Paolo a vedere il risultato della Triestina. Non c'erano ovviamente applicazioni, internet, eccetera, e si andava lì a vedere com'era andata l'Unione. Questi sono i veri tifosi. Esatto, proprio, no? esatto. Dovunque siano, sì, nel mondo, no? Papà è, cioè, roba che a terra a ronchi e viene allo stadio, sì, ha già fatto anche questo, insomma, quindi dopo un volo di 12 ore. Quindi, vabbè. Ecco, tra l'altro poi la cosa simpatica è che con un presidente triestino australiano come Biasin, no, sono in tanti, da quello che so anche dall'Australia, a guardare le partite, visto che ora si può, no, con la piattaforma sul web, ed è una cosa simpatica perché, insomma, il tifo, in questo caso rosso labordato, diventa sempre più globale. Prima abbiamo aperto un'icona, quello dello stadio, che ora andiamo ad approfondire anche grazie all'aiuto della regia e con le immagini. Sarà la prima partita con il Rocco completamente rinnovato, quindi niente barriere, tribune, non tribune, scusate, panchine all'interno della tribuna, niente più grate, ma diciamo questo pannello di plexiglass, insomma, trasparente. Quindi a chi piace vedere la partita da un altro punto di vista, soprattutto vedere i giocatori da vicino, è possibile occupare anche le file più basse. Milanese mi ha detto che ha fatto di tutto anche per un rifacimento e soprattutto un mantenimento del campo in condizioni migliori rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Insomma, Roberto, tanta roba. Eh sì, cioè, il Rocco è già, era bello di suo, diciamo, no? Però mi mancava un po' di manutenzione, di aggiornamento, diciamo, no? Dopo essere stato inaugurato più di 25 anni fa. E indubbiamente così è un piccolo gioiello, insomma, no? Diciamo che meriterebbe anche altri palcoscenici che, insomma, prima o poi raggiungeremo. E indubbiamente così ha qualcosa in più, insomma, si vede veramente una struttura di alto livello. Poi ovviamente anche in questi casi qualcuno si deve lamentare, perché ho visto, c'era chi non gli andava bene le panchine lì, perché qualcuno che sta lì dietro magari non vede benissimo, ma insomma, piuttosto le inferriate, credo che poi iniziamo a riempirlo, poi ci lamenteremo dei posti che non sono tutti perfetti, però al di là di questo, insomma, è bello, è stato fatto credo un bel lavoro, sfruttata questa opportunità dell'europeo, uno stadio all'avanguardia, e adesso manteniamolo, però ecco, non facciamo come è stato fatto fino a oggi, che sostanzialmente era stato un po' lasciato lì, ecco, continuiamo a curarlo, perché è un impianto che non se ne vedono tanti così in Italia. Allora, lunedì sera al Caffè dello Sport, chiacchierando assieme a Mauro Milanese, al Mago, a Marassi, insomma, si parlava del fatto che in qualche modo somiglia un po' allo stadio del Liverpool, no? Tutto rosso, con questa bella atmosfera che speriamo di ricreare. Allora abbiamo promesso col maestro Pilat, visto che il Liverpool c'è il mitico You'll Never Walk Alone, che è il coro più famoso, no, a livello mondiale nel calcio, che insomma, ne faremo anche uno assieme al maestro. E quindi, insomma, aspettate 50 minuti, arriva il maestro Pilat, il sottoscritto si è già messo al lavoro per scrivere due cosine, e quindi
ci sarà anche l'immancabile tributo del maestro, che tra l'altro ha fatto registrare un altro record di ascolti lunedì sera al caffè dello sport. Quindi insomma, speriamo anche nel supporto, diciamo, scaramantico. Tutto va bene, va bene tutto. Tutto fa bro, che poi insomma, you never walk alone, se non te sarà mai solo, quindi insomma, sì, la prima frase la gavemo già. Pronto, buongiorno! Buongiorno Stabile. Ciao carissima! Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Allora, Stabile, io volevo raccontare due cosine. Mi ricordo gli anni 83, quando siamo andati su in Serie B, si lavorava dal mattino alla sera, io ero ancora una pubblica dipendente e prendeva anche mezzanotte e mezza alle 13. Arrivavo a casa, mi sembrava di sentire ancora Porto Unione che cantavano oltre le finestre, ma fuori avevo il giardino, non c'era nessuno. I 12.000 abbonamenti quando è stato inaugurato il Rocco con il dottor De Rieu. Le trasferte dell'83, Vicenza, Triestina, eravamo ancora come centro di coordinamento in via dell'Istria, c'era la fila dei tifosi in via dell'Istria, dove quella casetta bassa di fronte a quello slargo, c'erano ancora i tifosi fuori dalla porta in fila, come arrivavano i pullman venivano riempiti in una maniera spaventosa. Ci hanno portato su alla chiesa di Vicenza, dove tutti i pullman erano lì, siamo dovuti andare a piedi allo stadio. Sì. Non è per dire una cattiveria, ma io con tante case e casette non ho visto neanche un gatto, ok? Adesso, Stabile, volevo dire questo. Eravamo grande. Giovani, avevamo tanti anni in meno. Dopo tanti anni, quest'anno ho fatto l'abbonamento, perché devo dire la verità, brava, sono innamorata di Pavanel, che è una persona veramente bella, ecco, nel vero senso della parola. E anche perché le cose sono cambiate, perché con quei presidenti che avevamo prima, vabbè, è meglio stare zitti, no? Allora, eravamo in tanti vecchi tifosi sono andati avanti, però abbiamo tanta gioventù, perché penso che voi in quegli anni lì eravate, non so se seguivate la Triestina, il signore ha detto sì, Urizio, ma insomma, sì, da lontano, eravate ma giovanissimi. Sì. Adesso ci sono giovani, sì, e anche gli anziani di quella volta, che ogni tanto che ci incontriamo qualche volta per strada o in altri posti, dicono: ah, non vado più. Vi prego, faccio, non so se qualcuno in ascolto, andate a fare il biglietto, venite, riempiamo brava lo signora stadio come una volta. Brava signora, volta che... se la sente ecco milanese, le regala pure una maglietta, mi sa. Sì. No, la maglietta me la comprerò, ma non sono più tipo ormai di portare le magliette. Una volta no, le portavo. Ma se poi sempre, rosso, signora. Rosso e bianco, ma non con la maglietta. Un cocal non fa mai male, come diciamo quel maestro, quindi quella con il cocal va ben sicuro. Io signora... i biglietti li ho fatti sabato scorso in Piazza della Borsa. Andate, fate questo strabenedetto biglietto, riempiamo lo stadio come una volta, per cortesia, chi ama l'Unione non può astenersi di non venire a questa partita. Grazie Stabile, brava. E grazie Aurizio. Benissimo, più spot così non si può, brava la signora, il piglio giusto e anche la battuta. Bello, ma poi fa piacere anche che... si parla di calcio e abbiamo ricevuto un telefonato da due signore, quindi bravo, c'è, hai ragione. C'è questa, insomma, viene sempre dipinto come uno sport maschile, invece qui abbiamo anche a parte le mule ovviamente, ma le signore da casa che hanno a cuore l'Unione, fa piacere, e, insomma, sottoscriviamo l'appello della signora andata a prendere il biglietto. Bene, tra l'altro le mule darò in carico sicuramente nel caso di eventuale trasferta in Toscana di dirigere il coro in pullman, perché insomma hanno le qualità per farlo e l'hanno dimostrato, insomma, grandi anche le mule alabardate, e speriamo naturalmente di vedere una cornice degna, una cornice delle grandi occasioni. Io chiederò in regia se possiamo per un attimo, oltre alla Triestina, rivedere anche il nostro servizio di martedì, ovvero trattasi del 28 di maggio, relativo a come è andata l'assemblea dei soci della Pallacanestro Trieste, perché
Chiaramente c'era grande apprensione per capire cosa succedeva, c'è stata una fumata bianca circa le quote. Ora però, come dire, chi deve battere un colpo lo deve fare, perché anche se è vero che Mario Ghiacci, no, il general manager, ha detto una parte del budget già completa, lui parla del tre quarti budget, 70%, però insomma è chiaro che, come dire, lo sponsor, la figura importante che possa chiudere i conti e permettere quantomeno una salvezza tranquilla per la prossima stagione, manca ancora all'appello. E quindi Roberto, anche da questo punto di vista, bisogna arrivare ai fatti in questo momento. Beh, certo, credo che finora sono stati fatti passaggi più o meno, vorrei dire, obbligati, o comunque così, insomma, dei passaggi che erano prevedibili e previsti. E adesso bisogna fare un altro appello a chi può di tirare fuori i soldi, quelli sostanziosi, insomma, perché ovviamente qualcuno può intervenire a tamponare, c'è l'iniziativa di Siamo Trieste, però non credo che siano cose che possano da sole bastare a sostenere una società di Serie A. Quindi la partita si gioca principalmente adesso. Le parole di Ghiacci, diciamo, possono essere anche così tranquillizzanti sotto un certo aspetto, nel senso che insomma la situazione non è così, diciamo, completamente drammatica, nel senso che già ci sono delle risorse in campo abbastanza importanti, però quel restante, diciamo, 30%, se prendiamo per buone le parole di Ghiacci stesso, non sono comunque banali. Quindi adesso c'è il lavoro, quello principale, quello forse più difficile, però speriamo, insomma, che qualcuno si faccia, come dire, ingolosire dall'atmosfera che si è creata quest'anno, dal fatto appunto che ci sia già un budget parzialmente coperto per far proseguire questa società ai livelli in cui è saputo arrivare. Ok, allora non so se effettivamente il servizio è questo, magari lo reperiamo tra qualche assemblea socio. Non discuto, scusa Guido. Vai. Se ci sei, batti un colpo. E questo è il messaggio rivolto al futuro sponsor che vuole associare il proprio marchio a quello della Pallacanestro Trieste. Uno o più, ovviamente. Sintetizziamo metaforicamente così il risultato dell'assemblea dei soci della Pallacanestro Trieste, in cui, nell'ordine, è stato abbattuto il capitale sociale. Il socio di maggioranza, Alma Agenzia per il Lavoro, ha rinunciato al futuro aumento del capitale, lasciando così libere le quote, ovvero il 94% della società. Dopo giorni di preoccupazione da parte dei soci di minoranza, oggi è arrivata l'attesa fumata bianca. Il dottor Marchetti, arrivato in assemblea assieme al presidente Mauro e a un altro socio, si è presentato con la delega del commercialista romano, nominato per gestire le sorti di Alma S.p.A. Dunque l'assemblea ha potuto deliberare l'abbattimento del capitale sociale di circa 2 milioni di euro e proporne uno nuovo sino a un massimo di 500.000 euro. Quindi la rinuncia di Alma alle future operazioni, un percorso garantito dai soci di minoranza. Ora ci sono 30 giorni di tempo per sottoscrivere il nuovo aumento di capitale. Dunque, rumors e notizie più o meno fondate di questi giorni devono trasformarsi in fatti concreti. Chiunque abbia un progetto serio può farsi avanti. Intanto la società rimane operativa, confermata l'iscrizione al campionato di A1, la fideiussione è già coperta in Lega e la presenza in Serie A di Mario Ghiacci. Presentato il budget per la prossima stagione, più basso dei 5.700.000 euro spesi quest'anno, presumibilmente vicino a 3 milioni, massimo 3 milioni e mezzo, e confermata la spending review interna già partita alcuni mesi fa per quanto riguarda costi e personale. I 600.000 euro di credito che la Pallacanestro Trieste vanta da Alma entreranno nella procedura di concordato già attivata dalla SPA. Allora, grazie alla regia per aver recuperato prontamente il servizio. Questo è quello che ha deciso l'assemblea dei soci circa il futuro della società.
Ora chiaramente si attende di capire, no, cosa succederà nel concreto, per poi dare mandato anche di andare avanti con il mercato, no? Perché è il chiaro. Tempo stringe. Insomma. Sì, 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 ma come dicevo prima, fin qua sono stati fatti passaggi burocratici che credo fossero appunto quasi scontati, e adesso bisogna tirar fuori l'eventuale sponsor, l'eventuale proprietà nuova, perché di quello parliamo, e poi capire che cosa si può fare, perché poi c'è uno staff tecnico, ci sono dei giocatori che alcuni sono anche sotto contratto, quindi dovranno anche capire che cosa che intenzioni ha la loro società, se saranno liberi di cercarsi un'altra squadra, se vengono confermati, insomma, e tutto dipende ovviamente dalle risorse che hai a disposizione, questo è inevitabile, vale per qualsiasi società. Chiaro, per un attimo Roberto, diamo un'occhiata anche a quello che sta succedendo dopo l'uscita di scena dell'Alma dai playoff di A1, perché la situazione è la seguente. Tutte vittorie in trasferta. Milano 0, Banco di Sardegna Sassari 2, ovvero il Poz guida 2-0 la serie con Milano, avendo giocato tutte e due le prime partite in trasferta, cioè al Forum. E io un attimo mi fermerei, perché, come dire, è una squadra che praticamente non perde da 20 partite. 21 mi sembra. 21. E che, come dire, in gara 1 trova 26 punti da Stefano Gentile, e in gara 2 trova 29 punti da Achille Polonara. Qualcuno che, come dire, ama la cabala, eccetera, direbbe sono segnali chiari del destino. Beh sì, non solo del destino, insomma, evidentemente questa è una squadra che in questo momento gira a mille. Ieri ho visto gara 1, ovviamente non l'ho vista perché ero a Saloma, gara 2 l'ho vista ieri, e mi ha impressionato la capacità di Sassari di rimanere serena anche dopo un paio, due, tre spallate di Milano, che è andata a più 10 sostanzialmente. E Sassari si è rimboccata le maniche, ha recuperato, aiutata secondo me un po' anche dall'Armani, che mi sembra un po' una squadra molto così poco organizzata, se vogliamo dire, cioè che vive di fiammate, ieri di James in particolare, insomma sostanzialmente ieri è vissuta sul tiro da fuori, e poi però quando si è trattato di giocare tra virgolette seriamente, quando appunto un paio di tiri non sono entrati, le energie sono venute a mancare, Sassari poi ha recuperato, e poi nel supplementare ha sostanzialmente dilagato. Quindi se parliamo proprio di squadra di pallacanestro, mi sembra che Sassari abbia dimostrato qualcosa in più rispetto a qualche acuto dei solisti di Milano, ecco. Certo, poi devo dire la verità che pur non potendo ricordarmela in pieno per la differenza di regole, ma Sassari ha qualcosa della Varese, del Poz, di De Poli e di Meneghin, nel senso che chiaramente quella Varese e che ha vinto lo scudetto è una Varese molto italiana, ed ora le regole sono diverse eccetera, però avere un Polonara che ne segna 29, un Gentile che ne segna 26, mette anche le squadre avversarie nella condizione di non saper più chi eventualmente raddoppiare o su chi concentrarsi di più, perché se da una parte, no, pensi di fare la partita sugli americani, hai poi l'italiano che te ne mette 30 e non sai più da che parte girarti. Sì, 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 poi hanno avuto appunto con Gentile, Polonara, lo stesso Spissu, insomma tutti quelli che sostanzialmente entrano dalla panchina, certo. Poi sono, danno, cioè invece di avere un momento magari di respiro, invece sono loro che danno quella spinta per andare a vincere le partite. E poi insomma, evidentemente quando vinci 21 di fila poi ti senti quantomeno in fiducia, e in questo momento non dico che sono imbattibili, ma è molto difficile scalfire questa fiducia, insomma prendono i tiri, vanno, insomma fanno tutto molto bene, quindi è bello da vedere, fa piacere anche per Pozzecco, che forse mi ci metto anch'io, forse era stato tacciato un po' troppo presto di non essere un allenatore per certi livelli, evidentemente ha trovato
una squadra, una dimensione perfetta anche per le sue capacità, o magari anche lui nel corso degli anni sta maturando anche in quel ruolo, anche perché sostanzialmente è un allenatore ancora giovane, quindi certo, è normale anche che cresca con il passare degli anni, e se cresce così ben venga. E intanto la coppa l'ha già portata, sì, a casa. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Allora, grazie al carissimo Guido che mi manda in onda. Buona giornata, carissimi Stabile e Maurizio. Sono Claudio Visentini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi associo assolutamente all'invito precedente fatto della signora. Riempiamo lo stadio totalmente. Poi una considerazione, una parola per gli splendidi Marassi del centro di coordinamento, ma anche del tifoso numero uno, come al Caffè dello Sport lo ha ricordato pure Milanese, con un grande cuore. Numerose sono le iniziative prese da Lorenzo Campanale, con donazioni e visite assieme ai ragazzi della curva Furlan in una corsia di ospedale, portando un sorriso, dico io con tre R, agli anziani di Geratrice. Grande Lorenzo, grande tutti per il vostro splendido impegno con il tifo e verso i meno fortunati. Sempre forza unione. Grazie delle quattro, vero servizio pubblico. Grazie, grazie signor Visentino, un abbraccio. Noi intanto con Roberto Urizio completiamo anche un po' il ragionamento che stavamo facendo. Dalla parte opposta della griglia playoff in semifinale ci sono Cremona, che ha battuto l'Alma 3-1, e la Venezia di Stefano Tralutto, tra l'altro, che ha vinto 3-2 con Trento. C'è l'impressione qui, tra l'altro sconfitta la Cravanoli Cremona in gara 1 in casa da parte di Venezia, che Cremona abbia esaurito tante delle sue energie nella serie con Trieste. L'ha detto anche Sacchetti, per noi è stata veramente tosta, di fronte a una squadra come Venezia, che forse non è nella stagione migliore, però un roster bello profondo. Beh sì, credo che Cremona sicuramente avrà speso, perché insomma, comunque sono state quattro partite tutte piuttosto tirate, insomma. Poi la Vanoli ha vinto probabilmente con merito, insomma, ha avuto quel qualcosina in più rispetto a Trieste, ma ripeto, sono state quattro partite che potevano comunque finire anche in maniera diversa, per cui nulla da dire da questo punto di vista. È vero anche che Venezia comunque ne ha dovute far 5 con Trento, quindi non è che ha passeggiato, però insomma immagino la sensazione che Venezia comunque sia un gradino sopra per profondità di panchina, per qualità, anche probabilmente anche rispetto a Trieste. Mette un po' più di difficoltà a Cremona con la difesa, quindi abbiamo visto Crawford non ripetere sicuramente la prestazione che ha fatto in gara 4, ma se l'avesse ripetuta probabilmente il prossimo anno sarebbe a Golden State, quindi certo. Ci sta anche questo, però insomma Venezia probabilmente è più animale da playoff, se vogliamo, no? Quindi quando hai la panchina più lunga, quando hai più profondità, magari riesci alla lunga, appunto, con il passare di tante partite ravvicinate, ad avere un po' la meglio su una squadra che invece è molto buona, perché Cremona è una buonissima squadra, però forse un po' corta da questo punto di vista. E a proposito di Golden State, guardatevi le finali NBA, perché sì, una finale che sembrava scontata diventerà secondo me una finale bellissima, perché Toronto fisicamente devastante, certo, gioca benissimo, quindi potrebbe esserci grande spettacolo quest'anno. Allora, un istante di pubblicità, poi torniamo assieme per l'ultima mezz'oretta insieme a Roberto Urizio di City Sport. Bene, eccoci qua ancora a Sveglia Trieste con Roberto Urizio di City Sport per parlare di Triestina in vista della gara di domani sera con la Feralpi Salò, gara quanto mai importante perché chiaramente determina l'eventuale accesso alla finale di promozione. Allora, andiamo a rivedere l'estratto di quello che è successo lunedì sera. Grandi ascolti per il Caffè dello Sport, c'era Mauro Milanese, ma c'era anche il maestro Pilat, che insieme al Mago ha formato un'inedita coppia canora. Sentiamo. Macchinista, macchinista, da che hoio, da che hoio, astista, tufi. Quando
serie dei playoff si azzera tutto. Tra l'altro la Ferrari Pizzello ha cambiato allenatore, ha fatto una squadra per andare in Serie B perché ha preso Caracciolo, quindi ha preso un centravanti che ha giocato sempre in Serie B, in Serie A, ha preso Pesce al Novale a Serie B, a gennaio ha preso Contessa, ha preso una mezzala che si chiama Scarsella che è andata in doppia cifra, mi sembra ha fatto 11 gol, quindi ha fatto una grande squadra dopo essere arrivati comunque nelle prime posizioni anche l'anno scorso, quindi l'intenzione di andare su è palese ed è ovvia. E dare un'occhiata ai finalisti dei playoff, e le prime tre, cioè le tre che sono arrivate dietro il Pordenone, seconda, terza e quarta, Triestina, Imolese e Salò, sono tutte, hanno passato il turno. E testimonianza tutte, della qualità del testimonianza della qualità del nostro girone. Se pensiamo appunto a quello che abbiamo provato, diciamo, fino a tre anni fa, e adesso vivere questa sensazione di poter riassaporare la Serie B sarebbe una cosa fantastica, e quindi noi tifosi sosterremo la squadra in tutte le maniere. E io sono convinto che a Salò, chiaramente siamo in trasferta ma giocheremo in casa, perché porteremo tanto tifo, tanto calore. Sono molto contento dell'affetto dei tifosi, che dico la verità non hanno mai smesso di credere. Poi tutto quello che abbiamo fatto grazie a Mario, che poi ci ha sempre sostenuto, e sono contento che venga adesso il 31 maggio, sta con noi una decina di giorni, quindi sta fino dopo il 9, quindi andrà via il 10 o l'11, sì, per vedere i playoff in prima persona. E penso che il miglior regalo non possiamo fargli che quello della una prestazione incredibile davanti sugli occhi. L'atmosfera è quella che poi viviamo sempre il sabato mattina alle 9, tra poco arriva il maestro. Roberto, parole di Milanese, anche quelle del Mago, che dice giustamente tre delle squadre, no? Le tre squadre, sì, sì, dietro il Pordenone sono lì. Sì, vale anche per la realtà, per il girone quello di Arezzo, Pisa. Qui il girone, diciamo, toscano. Girone nord-ovest, chiamiamolo sì, così, sì, sì, quindi... che poi se vogliamo va un po' a cozzare con il discorso che si parla sempre, no? Il girone sud, caldo, eccetera. Alla fine, a parte il Trapani che ovviamente era secondo, è passato soltanto il Catania. Però sì, il girone, ma l'abbiamo detto anche al Caffè dello Sport una delle ultime settimane, il girone della Triestina, il girone B era tosto, e lo si è visto dai punti che hanno fatto le ultime, prima ancora che dei punti della Triestina, del Pordenone, eccetera, perché tutte quante le squadre erano attrezzate, erano buone, retrocesse alla fine, oltre al Fano, è retrocessa la Virtus Vecomp ai playoff. Abbiamo visto, insomma, che la Virtus Vecomp era una squadra comunque che, sì, insomma, sì, Triestina per andare a vincere lì ha dovuto fare una piccola impresa, quindi ha giocato il play out con il Rimini, che per dire è andato a vincere a Pordenone, quindi era un girone molto, molto equilibrato, molto difficile, dove con pochi punti lottavi per non retrocedere o andavi ai play off, quindi indubbiamente è stato un campionato complicato, difficile, per la Triestina arrivare seconda non è stato per niente facile, così come non è stato facile anche per il Pordenone, che pure è stato sempre, quasi sempre davanti, quindi è vero che è stato un girone così formativo sotto questo punto di vista. Adesso insomma bisogna andare a chiudere il cerchio domani appunto con questa semifinale di ritorno, e poi con una delle due toscane, che comunque sono squadre da tenere d'occhio, quindi non da non sottovalutare assolutamente nessuna delle due. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo spostare un po' la discussione sull'accessibilità allo stadio, perché sì, ho notato che molta gente si lamenta non solo di tornelli o meno, che poi noi a Trieste siamo specializzati nell'applicare letteralmente tutto, ma anche delle grandi limitazioni al traffico che succedono prima e dopo la partita. E constato, visto che sono anche un tifoso abbonato dell'Arma, che c'è anche una grande differenza
per quanto riguarda queste regole, perché c'è molta più tolleranza quando ci sono le partite dell'Allianz che poi sono in un palazzetto chiuso, mentre al limite dello stadio è un posto molto più ampio e aperto. Quindi queste norme di eccessiva sicurezza interne e poi anche esterne di accesso per due realtà molto importanti dello sport triestino sono considerate in maniera estremamente diversa. Se una seconda osservazione era sul fatto della nuova legge che riguarda o regolamento che riguarda i biglietti, nel senso che ho visto che nei controlli all'accesso del palazzetto dello sport vengono solamente vidimati gli abbonamenti, i biglietti e basta, quindi può anche venire una persona a cui io cedo il mio abbonamento perché sono fuori Trieste, oppure sono ammalato e vuole c'è una persona che non ha trovato il biglietto, cosa che non può avvenire per quanto riguarda la Triestina, perché i controlli ne subiamo praticamente quattro prima di accedere allo stadio, sono un po' eccessivi. Volevo dire, cosa ne pensate in proposito, se si può migliorare qualcosa restando ovviamente nei limiti di legge e sicurezza. Ringrazio dell'attenzione e buona giornata. Grazie, domanda, tema molto interessante, ma ovviamente credo si segua un protocollo preciso, no? Sì, non so esattamente per il basket che cosa sia previsto dai regolamenti. Indubbiamente è vero, lì sostanzialmente presenti il biglietto e l'abbonamento, non c'è bisogno del documento di identità, eccetera. E per quanto riguarda il calcio, beh sì, ci sono i tornelli, ormai lo sappiamo. Quello, secondo me, su cui si potrebbe, quello non credo sia possibile intervenire, si può probabilmente intervenire nell'essere un pelino meno rigidi sulle chiusure delle strade, eccetera, perché certe volte abbiamo visto chiusa, per esempio, via Valmaura per centinaio sì e no di tifosi da fuori, tra l'altro a parte, no? Sì, a parte alcune partite, il Vicenza o il Padova l'anno scorso, insomma qualche partita un po' più accesa, in generale nel campionato di Serie C non è che abbiamo avuto questi avversari con tifoserie particolarmente agguerrite né particolarmente rivali da pensare a grossi problemi di ordine pubblico, per cui forse su quell'aspetto si potrebbe, è vero che insomma, prudenza non è mai troppa, ma insomma forse si potrebbe essere un po' meno così rigidi. Per quanto riguarda invece la questione dei biglietti, dei tornelli, lì ci sono delle direttive, delle normative a livello ministeriale, nazionale, su cui poco può fare la prefettura di Trieste, insomma gli organi preposti locali, quindi su quello è difficile insomma metterci becco. Certo, allora arriva anche un'altra mail. Futuro pallacanestro Trieste, quanto considerate fattibile il coinvolgimento economico a tempo determinato dei grandi imprenditori triestini che le garantiscono continuità aziendale in attesa appunto di trovare una nuova proprietà? Si potrebbe copiare il modello Parma Calcio ripartito dalle serie minori con i big dell'imprenditoria e ora prossimo essere ceduto al soggetto che almeno in linea teorica dovrebbe fargli fare il cosiddetto salto di qualità? Ricordiamo che in A1 siamo, in A1 restiamo prima di tutto, dopodiché gli imprenditori triestini ci sono, quelli sì, ipergrossi in realtà non sono triestini. Ce n'è uno che ha già investito nel basket in passato, ma che poi ha chiuso il discorso. Chi potrebbe fare quel passo in più? Gli altri non possono permetterselo. Sì, in realtà abbiamo grandissime realtà generali, Allianz, che però hanno la sede a Trieste, ma in realtà di Triestino ormai hanno ben poco. Quindi, chiaro, sarebbe bellissimo, generali, per fare un nome, ma non è una critica nei confronti della loro scelta. Se volessero potrebbero prendere tutte le società di Trieste, certo, e farle vincere a livello europeo, però sono scelte su cui non possiamo sindacare. E quindi abbiamo quel livello lì che probabilmente è sovradimensionato rispetto a una realtà sportiva, per quanto importante, ma locale. E sì, l'imprenditore, tu hai citato Illy sostanzialmente, che però appunto fa... lo ha fatto quando era sindaco, poi sostanzialmente Riccardo Illy, quindi
è stato una, così, un salvataggio nel dopo Stefanel, però anche loro come azienda hanno altre priorità più su altri settori, e ci sta tutto. Il problema è che manca a Trieste l'imprenditoria, diciamo, medio-alta, che potrebbe funzionare come è successo a Parma, come cita il tifoso che ha mandato la mail. E quindi creare un consorzio, diciamo così, di grandi imprenditori o comunque medio-grandi imprenditori per una cosa del genere, non credo sia fattibile a Trieste. Abbiamo invece dei imprenditori un po' più piccoli che qualcosa fanno, danno un contributo, però non hanno la forza economica per sostenere una Serie A di basket che costa, abbiamo visto, insomma, oltre 4 milioni di euro, quindi non è proprio una banalità, soprattutto per chi ha delle imprese che magari funzionano, vanno bene, eccetera, ma che hanno delle dimensioni più ridotte. Per cui la strada indicata da questa mail non mi sembra molto percorribile nella nostra città. Certo, poi tra l'altro ho visto qui con me Roberto Rizzi, con l'intenditore di calcio tutto tondo, non posso non fargli commentare l'arrivo di Conte all'Inter. Sono tantissimi tifosi dell'Inter. Beh, gli auguro tutto il peggio possibile. un altro milanista, io. No, a parte le battute, no, vabbè, insomma, Conte è un grande allenatore, su questo non mi sento di discutere, però poi bisogna vedere, sai, prendi Conte, devi anche metterli a disposizione un certo tipo di squadra. Evidentemente l'Inter ha questa intenzione, perché non credo che Conte arrivi al di là dell'ingaggio, che sicuramente non sarà proletario, ma indubbiamente avrà chiesto delle garanzie sulla squadra, sul mercato, eccetera. Quindi, ripeto, da non interista gli auguro di fallire su tutti i fronti, però. Allora, diciamo che Roberto Rizzi è un tifoso sfegatato del Milan, io pure simpatizzo Milan, quindi ci troviamo, diciamo, in un terreno minato, ma insomma, finché non sarai nella Triestina. Finché non sarai nella Triestina, bravo, questo è un discorso che non si discute. Eccolo qua, scusate, ma stavo scartabellando il Corriere della Sera per arrivare appunto all'intervista. Ieri c'è stata anche questa conferenza stampa video con la proprietà, con il presidente, che tra l'altro è molto più giovane di Conte, e quindi insomma pazza Inter addio. Questo è tosta, nel senso che pazza Inter non è solo un modo di dire, è anche l'inno dell'Inter, no? Conte rompe con il passato, voglio una squadra regolare, sono qui perché ho la stessa fame dei tifosi, ora tocca a me. Squadra regolare, quindi Icardi va via. Mi sembra abbastanza evidente. Così sembra, sì, però non mi vedo Conte molto voglioso di gestire situazioni di questo tipo. Però, diciamo che Conte, nel caso degli scatti Facebook, Instagram, social di Icardi e Vandanara, penso l'avrebbe preso per le orecchie. Giustamente. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno Stabile. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Stabile, buongiorno al suo ospite. Sono Scarl. Buongiorno Scarl. Buongiorno caro. Allora, volevo inondarvi dei ricordi. E come la signora de prima, mio nonno non interessava le sport, ma avevo mio zio. Sì. Che mi ha spiegato la storia dei greci, e quella. Sì. E dopo mi ha portato in stadio negli anni 50. E mi ricordo un bellissimo ricordo. E dopo andavamo tutti, triestini, tutti quelli che giocavano contro di noi, eccetera, pubblico e quel, la de Subieta. Grandissima. E là se cantava e se andava avanti.
e eravamo tutti insieme, non ho mai visto una baruffa, non ho mai visto una discussione, sì, discussioni di calcio, di quel ma... Signora, per chi non capisce da casa, Subietta è l'attuale pizzeria, giusto? Sì, sì, è l'attuale pizzeria, sì, che non so neanche come te la stessiamo e non mi neanche interessa perché per me resta Subietta. Molto bene. Anche quando che dico ai fioi o quel, e almeno chi conosce un poco di quel che era. Molto bene. Dopodiché mi ricordo quando che la Triestina era per andare in B, era una roba meravigliosa perché sono andata anche in stadio, eravamo tutti quanti infervorati, eccetera. Andavo, mi ricordo, guardavamo le partite in fiera, la di tedeschi, e era quella volta, e guardavamo queste partite, era bel, bel, bel. E quel che mi ricordo anche, mi stavo là di Cacciun, che dopo era la capanina, soleado, e adesso c'è la palestra, non so cos'è, ma se era Cacciun, sì, in via Costalunga. Questo è un intervento tecnico triestino, bisogna... Sì, e proprio tecnico, mi stavo là, e era la partita Triestina-Pontiana, e là credo che eravamo tutta Trieste. E avevo macchine fino in corte posteggiate perché posteggi non si trovava per tutta Valmaura. E tutti quanti cantando e con la maglia e con la sciarpa si andava a piedi in stadio. Grandi. Era grandi, era veramente una bellissima roba. Con ancora la maglietta del mio marito che si andava a Vicenza e là invece si è nato Longhi. Là era Longhi con i vicentini. E con ancora la maglietta che aveva, la con ancora a casa. Brava, non signora. La ne va più su, ma comunque la sei qua. Viva Trieste e viva la Triestina e andai avanti così, che mi ormai sono vita, ma voi è giusto che continuai e che la sia, che la vada in auge come che la era. E senza tutti quei casini, scusami la parola che fa adesso, che il ballon è una roba bellissima, ma sempre un ballon resta. Molto bene. Voglio dire. Skerl, mitica, le mando un abbraccio. Anche mia a lei, forte, 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 grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi. Grazie, intervento che un under 30 triestino insomma, pensava fossero atterrati i marziani, perché tra Cacciun, Subietta e così via, insomma, abbiamo tentato di tradurre la pizzeria vicino allo stadio, la zona della capannina che non significa niente per un under 30, quindi... c'è una piscina adesso, qualcosa di cura in via Costalunga sopra il cimitero. Una volta c'era una discoteca che si è chiamata in 1500 modi diversi: Capannina per tutti, Capannina, Tanaora, non mi ricordo più. Insomma. Non so, per me resta Capannina. Resta Capannina, stato... altro tradizionalista, Roberto Urizia, l'ennesima donna. Sì, 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 è bello, bello. Mi piace queste signore super tifose, fa piacere. Bene, allora abbiamo parlato di Conte, non parliamo, però non possiamo non parlare di Sarri, perché Sarri che tutti dicevano è bravo, fa questo gioco straordinario, ma poi non vince, ha vinto, perché ha vinto l'Europa League con merito, largamente in finale, battendo 4-1 l'Arsenal. Sarri-Chelsea, prove di divorzio, la Juve aspetta solo il via libera, tra l'altro inquietante perché... praticamente ultimamente vincono tutti gli allenatori italiani col Chelsea, poi però c'è qualche problema di comunicazione con la Russia, dirigenza, sì. E poi se ne vanno. Sì, 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 beh, il Chelsea deve essere un bel ambientino, sì, con una brava. Sarri è stato bravo, non ha fatto un grande campionato, è stato anche un po' contestato dalla tifoseria, però poi si è preso la rivincita in Europa League. Quindi insomma, per uno appunto che era considerato un bel perdente, credo sia un piccolo salto di qualità importante. Dai. Ecco, domanda più tecnica. Speriamo che se va alla Juve fallisca anche lui. Ecco, Sarri alla Juve, a me è venuto un grosso punto di domanda, nel senso che se prendi Sarri, come dire, in linea teorica, dai la possibilità a Sarri di creare... il gioco di Sarri, certo. No? Il che significa dargli anche un po' di tempo per, come dire, dare vita a quello che è stato uno spettacolo straordinario. Io il Napoli personalmente la ritengo la squadra che ha giocato meglio negli ultimi anni di tutti, e tra le prime squadre in Europa a proporre un bel calcio con Sarri.
Ecco, da questo punto di vista, prendi Sarri, come dire, gli dai carta bianca per il suo tipo di gioco e magari anche su qualche uomo, anche se insomma non è forse una questione tanto di uomini, visto che ci sono quelli della Juve che probabilmente bastano avanzano, però nel contempo sei in una situazione in cui la Juve è condannata a vincere, quindi, come dire, è un po' particolare come situazione, no? Cioè, però, mi sembra una situazione un po' contrastante. Tu però pensi? Sai, nel momento in cui decidi di chiudere con Allegri dopo 5 stagioni, ci sta di dare un segno di discontinuità, al di là del fatto che Allegri comunque ha ottenuto dei risultati. E bisogna anche tener conto che la Juve, magari non subito, però è una squadra che dovrà rinnovarsi nel corso degli anni. Beh, insomma, il suo nucleo storico è andato via già Buffon, quest'anno si ritira Barzagli, gli stessi Chiellini, Bonucci, insomma sono più dei ragazzini, Mandzukic, lo stesso Ronaldo non è un ragazzino, quindi pian piano. Quindi allora dico a Sarri, vogliamo o vinciamo subito oppure riprogrammiamo, ma loro hanno un contratto lungo. Evidentemente, cioè, può essere che sia questo, magari hanno anche fatto, come dire, il calcolo che la differenza con le altre in Italia è talmente grande che comunque magari a livello italiano puoi vincere anche certo, rinnovando, no? Rinnovando in maniera, come dire, programmata, no? Senza fare rivoluzioni. E magari poi programmare la Champions League è impossibile, questo perché magari appunto l'anno in cui non pensi di vincerla la vinci o viceversa. Se non arriva in finale una squadra come il Barcellona che vince l'andata 3-0, significa che può succedere. Ma poi insomma comunque ovviamente quest'anno si è tanto decantato l'Ajax, giustamente, che ha giocato bene, ma è comunque un episodio quello dell'Ajax in semifinale, come credo sia un episodio il Tottenham in finale, però sappiamo che la Champions poi alla fine, al di là dei gironi, ci si gioca su poche partite certo, nell'eliminazione diretta, e quindi può accadere di tutto. La Juve ci sta che cambi un po' rotta, non lo ha potuto fare nel dopo Conte, perché Conte è andato via praticamente già quasi a stagione imminente, quindi non c'era stato il tempo di riprogrammare. Adesso magari lo fanno con Sarri, insomma. Tra poco il prepartita finale, quindi riprepariamo le immagini di Triestina Salò dell'andata con il nostro Guido Indri. Telefonata. Buongiorno, buongiorno lì, buongiorno stabile. Prego. Allora, ho sentito la telefonata della signora Scherno. Sì. E voi che facevate discussioni su Cacciun. Cacciun non era una discoteca stabile, Cacciun era un posto dove noi andavamo a ballare dopo aver fatto le gite in Barolandra, sì, o sul Carlo. L'ho diventata dopo, dopo discoteca, dopo. Ai tempi nostri. Ah, sì, ai tempi vostri, grazie, mi avete fatto sentire ancora una volta più vecchia. Signora, no, non è che noi, Allora, stabile, volevo dire, sì, una cosa su quello che ha detto la signora Scher. Io dal 70, da quando ho conosciuto mio marito, che sono sempre andata in stadio. Allora, col pancione, col cane, con le bambine piccole, che scrivevano sui compiti in classe alle elementari, al grezza, e pioveva e pioveva, e mamma non voleva portarmi a casa, ero tutta bagnata, eccolo, per dire una, no? Ok. E con la Pontiana Triestina o Triestina Pontiana, a me è rimasto in mente quelle famose crazzole, che non so se voi sapete che cos'è. Cosa sono le crazzole? Quelle crazzole celesti che i pontianini battevano, giravano tutto il tempo, quelle che fanno. E poi volevo dire un'altra cosa, quando la, sì, Scher ha detto che non c'era rivalità, che si andava tutti a... Sì. A cantare lì in quella, sì, pizzeria che io non mi ricordo il nome, lei è più Subietta, si vede, eccolo, e mi ricordo la gallina bianca in campo quando giocava il Padova, mi ricordo l'arenga nella bottiglia quando giocava l'Udinese, messa sulla lenza, sulla canna da pesca, che non era, sì, una canna, era una canna da pomodoro, eccolo, molto diciamo, bene, no?
non so se voi vi ricordate, Tiberio, l'asino povero, che una volta finita un derby, qualcuno del centro di coordinamento se l'è dimenticato in una stanza e questo gridava come un pazzo perché era legato, era lì e il mus, vabbè. Nell'euforia della vittoria si erano dimenticati di liberare il mus, l'asino. Vabbè. Ecco, queste sono delle cose che rimangono. Signora, la devi scrivere un libro! Ah, sì, su tante robe dovessi scrivere un libro stabile, ma ormai anni cori... Intanto la cominci a scrivere! Eccolo, mi ricordo il vecchio sì. Grison che ha lavorato una vita nel centro di coordinamento, Lisetta, che non sa tanto bene ma è a casa sua e sicuro mi sentirà, che è la figlia e che è la madre di quel Nino che... Signora, la devo salutare perché dobbiamo chiudere! Cose. E mi Bacini. Viene proprio il groppo in gola! Bene, bacini tutti in stadio. Allora, finalone con Roberto Urizio, domani sera 20:30, Stadio Rocco, Triestina farà il Pisalò. La Triestina ha la possibilità di passare il turno e passare in finale promozione con Roberto Urizio, ancora con qualche immagine, le chiavi della partita. Dove si vince? Perché insomma, di pareggio insomma, si parla perché potrebbe bastare un doppio pareggio, ma noi non vogliamo parlarne. Beh, si vince in tutti i modi. Io credo che la Triestina avrà una possibilità in più, che è quella appunto del ritorno dei due centrali titolari, e che darà più soluzioni anche a centrocampo, e questo ovviamente il centrocampo è sempre fondamentale. Cioè Coletti a centrocampo è mancato? Secondo me un po' è mancato, soprattutto nel secondo tempo si è vista un po' la sua assenza, un giocatore che insomma comunque, non essendo un vero regista, nel senso non è un giocatore di grande quantità, che sa anche giocare ma che ha soprattutto altri capacità compiti, diciamo. di interdizione, però è uno che comunque si fa dare il pallone, si fa trovare, insomma, anche sul, dicevamo prima, no, sul gol della Feral Pisalò si è vista l'assenza di un giocatore che ha posizione come Coletti nell'aiutare in quel caso Formiconi, no? E poi gli esterni saranno fondamentali. A Salò non hanno... Procaccio secondo me ha fatto bene, un po' meno bene Mensà, e quando è entrato Petrella secondo me dalle corsie potranno venire dei pericoli per gli ospiti, e la Triestina può sfondare. Ecco, da questo punto di vista, quindi pensi alla riproposizione di un modello così offensivo con due attaccanti e due esterni che di fatto sono anch'essi attaccanti, oppure pensi che Pavanel cambierà qualcosa? Potrebbe cambiare qualche uomo, adesso onestamente non lo so, però non credo che si cambierà rispetto al 4-4-2. C'è teoricamente la possibilità di mettere un centrocampista in più giocando con Coletti, Maracchi e Steffè, però non vorrei che venisse dato un segnale sbagliato in questo caso, no? di magari di voler più aspettare e chiudere. Io credo che la Triestina ha trovato la sua dimensione, la sua identità con questo modulo. Tutto sommato si è visto anche a Salò, insomma, nel primo tempo, giocando con questo modulo molto offensivo, con sostanzialmente quattro attaccanti, si è rischiato poco. C'è la possibilità di farlo senza patire particolarmente. Io credo che sia giusto proseguire sulla strada che è stata tracciata. Grazie a Roberto Urizio. Grazie a voi. Lunedì siete in edicola? Assolutamente sì. Bene. Siamo ancora tre settimane, quindi seguiremo tutti i playoff sperando che ci sia un'altra settimana, e poi speriamo anche di poter scrivere di qualcosa di molto bello. Bene, quindi lunedì caffè e brioche con il City Sport, e poi dopo cena il caffè, esatto, dello Sport su Tele4 alle ore 21. Grappino finale, quello lo offre il mago. Ci vediamo tra poco col maestro Pilat. Thank you.
Quando io ero piccolo andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno me restava tutti i piedi. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste sei in Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, a 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolare. Sei innamorato, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si infissa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va, Trieste piena de mare. Quante gite, quante camminate, adesso vado in macchina e so già che qualcosa intanto si è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi son tornato ancora là, solo città. Oh, quando Trieste sei in Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va, Trieste piena de mare. Come una mula bellissima va, Trieste piena de Bentrovati, eccolo qua il maestro Pilat. Come ogni sabato mattina, Trieste è sempre più piena de mar, soprattutto quando arriva qua il maestro, oggi in versione salmone, che gesta ben, gamoza purado. E ringrazio il maestro perché lunedì sera il Caffè dello Sport, anche grazie alla sua presenza, la musica, il divertimento, che ha fatto un risultatone di ascolti, quindi grazie anche al maestro che si veniva a divertirsi con noi, tra l'altro in questa inedita
coppia Pilat-Mago che cantava vicino il maestro e se la divertì come un pazzo. Ah sì, beh, meno male. Ma è inutile che ripeto la storia, che vuol cantare di più. Cantare di più e imparare ai fiori canzoni semplici, non canzoni complicate, perché, ripeto, l'ermetismo l'assemo che devo fare a chi che vuol complicarsi la vita. E se no, finché la barca va, va tutto bene. Allora, telefono e poi cominciamo, dai, via, via col telefono. Pronto? Eccoci qua. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao ragazzi, come ti va? Ah, ma questa mi pare conosce. Silvio, Silvio. Ciao caro. Saluto al maestro. Dimmi tutto, Silvio. Bon, te farò Mario, te piace Mario. C'è un po' di rumore qua. Lo si senti? Ade, condizionato. Dimmi tutto. Vai Silvio. Bon, che darò sta qua, te. Quanto sei bella, più bella stasera, Mario. Vedo negli occhi tuoi belli, la faccia tua blu. Ma se il destino già verso, domani sarà. Oggi mi sento vicino a te, sospirare, cantare. Guardami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, stelle di sogno scintillano, di illusione non è, dimmi che sei tutta per me, qui sul mio cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mario. Parlami d'amore, Mario. Ma ascolta un attimo, fermola meglio, dai. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, io a me di sogno scintillano, dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. E l'acuto finale? Parlami d'amore, Mario! Parlami d'amore, Mario! Ecco! Bravissimo, bravissimo amico! Gli davo questa perché oggi che vuoi darghe? Per ma... Gli davo l'Unione Triestina, va bene? Una del Triestina. Darghe? Boh, la Triestina... amore che mai scordiamo, la labarda è il nostro simbolo per cui vinceremo, noi saremo tifosi da sempre, saremo fedeli alla squadra, saremo la forza per mille vittorie e quando faremo gol Rocco scoppierà un solo grido in coro, da barco la San Giusto esploderà. Unione, unione, ale, ale, ale. Unione, unione, ale, ale, ale. La Triestina è la squadra che resta nel cuore, tutti noi la seguiamo in stadio con onore. Al vento va la labarda, la nostra bandiera, per noi la Triestina è fatta più vera. E quando il Rocco scoppierà, da barco da San Giusto canterà unione, 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 ale, 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 ale.
Camulli. Bon. Carissimo Silvio, allora noi siamo pronti, tra l'altro con un corretto che adesso può cambiare perché mi sono reso conto di aver sbagliato una roba, quindi andiamo in pubblicità e torniamo, perché lunedì il Caffè dello Sport, ho fatto una promessa col maestro Pilat e adesso la manteniamo, ma andiamo in pubblicità. Eccoci qua, allora lunedì sera la promessa al Caffè dello Sport dopo aver visto il rinnovato Stadio Rocco, in tanti hanno detto somiglia a quello del Liverpool e ovviamente noi ci abbiamo aggiunto il Liverpool al coro più famoso del mondo, You Never Walk Alone, che significa non camminerete mai da soli, ovvero insomma non camminare mai soli. Mi e il maestro siamo messo il buzzo buono e insomma un coro se viene fuori, no? Sì o no? Dai che maestro! Come se... Tacchiamo da qua. Tacchiamo da qua. Ale. Ah. In campo non saremo mai soli, con la forza dei nostri cori. Allo stadio tutti insieme, per un sogno coltivar. Forza Unione, forza Unione, forza Greghi mai mollar. Forza Unione. Insomma, non si è mai, no? Ah, sì, vabbè, uno, dopo potremmo fare anche qualcos'altro. Insomma, comunque intanto... in campo non sarei mai soli, se la tifoseria che piasi gliela consegniamo così come regalo. Un abbraccio e naturalmente forza Unione. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Senta, mi potrebbe cantare quella canzone, è molto vecchia, che dice così. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Le ragazze di Trieste cantano tutte con amore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Le ragazze di Trieste cantano tutte con amore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni. Hey! Te sa che all'esame da giornalista alcuni triestini nel recente passato, oltre a domandare la storia di Trieste dei quei anni, gli domandano ma come fa la canzone Le ragazze di Trieste? Ah. Ho capito, però insisto che volessi mettere una canzone legata più al folklore, certo, perché viva là, sì, tutti può dire viva Bologna, viva Verona, viva insomma, però il mio proposto la canzone Torno a Trieste perché si legata un pochettino alla nostra città, no? Fai quella che dici se chi che de notte si sveglia e dopo non può più dormire, se chi che de giorno cammina e non ha niente da dire. Chi che piasi vin bianco, to bevi anche nero se se, mi de girar sonza stanco, torno a Trieste perché voglio una mula triestina che canti solo per me, che canti de sera e mattina. E costevol più de così. E qua potessi essere la frase. Sentir la bora forte le onde scoi. Sentir parlare dialetto anche tu i fiori. Ecco, questo potessi essere un cliché. Non c'entra niente con la pallacanestro né col calcio, però non ha importanza. Questo sentir la bora forte, le onde, i scoi, sentir parlare dialetto anche i tuoi fiori. E questo penso che ne nobilita questa frase, perché almeno è una frase che ne appartiene. Non ti puoi dire, non ti puoi parlare di bora a Verona, perché per loro non ha la bora. Quindi, certo. Allora, sentir la bora forte, le onde, i scoi. Sentir parlare dialetto anche tui fiori. Intorno a Trieste torno, intorno non son cambiato. Canto l'amor
la mia gran città. E chi una volta partiva cercando fortuna chissà, arrivava sera e moriva pensando se che la farà. Gente che aspetta e che spera, aspetta la grande occasione, e intanto vien la primavera, ancora non parti nessun. Voglio una mula triestina che canti solo per me, che canti di sera e mattina, coste vol più de così. Sentir la buona forte le onde scoi, sentir parlar di aleton che tui fioi. Torno a Trieste, torno, torno, non son cambiato, canto l'amor che sento, questa mia gran città. Ecco, questa poesia è una frase, sentir la buona forte le onde scoi, boom, gol. Sì, capisci? Ti alziamo un bel servizio. Ecco, per dire, insomma, se puoi fare anche questa, qualsiasi canzone va bene, purché appunto sia legata al nostro folklore e che appartieni alla nostra città. Bene, sentiamo il telefono. Sentiamo il telefono, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. La medici... Allora, tutto. Posso parlare? Sì. La parli pur. Allora la guardi. Sono Barcolana, nata a Barcola. Barcolana. Aspetti. Go la gai Sardoni nelle vene, insomma. Go 92 anni. E là. Ed è tanto che non sento suonare cosson lontan de ti tereste mia de Corrai. Cosson lontan de ti Bologna mia. Ah, no, no, Bologna, Trieste mia. Ma sì, scherzava, dai signora, io non scherzo. Sì signora, va bene. De Corrai, quella de Corrai. Sì, sì, ma mi volevo che lei la accennasse una canzonetta, se la vuole accennarla lei sarebbe bene. Cosson lontan de ti Trieste mia, me sento un gran dolor, un gran dolor. E più che cerco di pararlo via, più mi ingroppa il cuore, le lacrime mi corrono per il viso, e più che dico frate mio, frate mio, che non altro paradiso più splendido di te. Un burro in mia contrada, un vecchio pogoler, un stial che picca in strada, due rose in un pite, de sopra quattro nuvoli, de sotto un fiat de mare, del quadro più magnifico che mai se può sognare. Però la go cantata, però non la go sentita. Beh, adesso la posso sentire? Come no, certo. Grazie. Ciao. Ciao, bella. Cos'on lontan de ti, Trieste mia, me sento un gran dolore, un gran dolore, e più che cerco di pararlo via, più me se ingroppa il cuore, le lacrime me corriso per viso, e dico tra di me e tra di me che non esiste un altro paradiso più splendido di te. Un buso in mia contrada, un vecchio fogoler, un scial che picca in strada, dorose in un pite, in alto quattro nuvole, de sotto un fiat de mare, del quadro più magnifico che mai se può sognare. Bella maestra. Doroso in un piter. Sa cos'è il piter? Vaso. Eh,
Cioè, anche questa è una frase che viene fuori non so da dove. Però Peter, metti là nel Peter il vaso, sì, si usava. Molto bene. Sarà una frase tedesca, cosa te dici? Peter. Peter, dopo controlliamo. Allora, un istante pubblicità, poi torniamo col maestro, con le sue canzoni, con le vostre chiamate e anche, ovviamente, in clima triestina, domani c'è la partita di ritorno, sentiremo anche l'Union, quella del maestro, quella mitica. Eccolo qua il maestro, come sempre noi chiacchieriamo in pubblicità delle nostre cose e poi ci beccano. Bon, allora, Occhi Rossi, Occhi Rossi, Tramonto d'Amore. Questa era una canzone, se ieri, se ancora, insomma, una canzone che ha cantato a Sanremo. Niente, volevo proporla, se Guido mi dà la base, Occhi Rossi, Occhi Rossi, Tramonto d'Amore. Qualcosa. Guardando gli occhi suoi non mi ero accorto che in fondo agli occhi suoi pioveva. Eppure era sereno, azzurre erano le strade, ma in fondo anche lei sapeva che la vera pioggia era dentro di noi. Occhi rossi, tramonto d'amore, il destino se l'è presa con noi. Occhi rossi, al buio si muore, ma il ricordo è la sola realtà. Quello che tu hai dato a me non puoi più darlo a nessuno, tutto il resto sono giostre di illusioni. Prego Dio che torni ancora nel mio petto il tuo respiro ed il cielo azzurro dentro gli occhi tuoi, negli occhi miei. Quel che è stato vivrà. Quello che tu hai dato a me non puoi più darlo a nessuno, tutto il resto sono giostre di illusioni. Quello che tu hai dato a me non puoi più darlo a nessuno, ecco perché il mondo cade intorno a noi. Occhi tuoi. Bella maestro, tra l'altro proprio una canzone da Sanremo, no? Sì, beh, Sanremo, San Vittore, lo stesso, insomma, lo stesso. Comunque, le canzoni sono belle quando chi sono... Chi la cantò questa? Ma Loretta Berti in coppia con non mi ricordo chi, vabbè, comunque vince la melodia, perché siamo sempre sullo stesso discorso. Il ritmo serve per ballare, la melodia serve per cantare. E noi siamo partiti, come dicevo, le nostre origini erano la musica sinfonica, i vari Beethoven, Bach, eccetera, e era una musica piuttosto, non dico artefatta, ma un po' complicata, riservata solo a coloro che studiavano la musica,
perché io posso fare do maggiore, do minore, do settima, do diminuita, posso fare tante cose, do sesta, do questo. Ma chi canta, il popolo, la gente normale che non sa musica, canta in do, basta, in do, mi, quello che vuoi, e non ha tutti questi accorgimenti, questi sfrinzoli, sfrondoli, capisci? Perciò siamo passati dalla musica sinfonica alla musica operistica, perché la musica operistica aveva dentro l'opera, ecco, ripeto, delle romanze molto orecchiabili. Ti porto l'esempio. Libiamo tra i lieti calici. Ecco, questa qui. Poi non so. Di quella pira lo rendo fuoco. Non dispegnetela, voglio fra poco, col sangue vostro la spegnerò. Questo è il trovatore, no? Per dirti. Poi cosa c'è? La Carme. Ah, andrò a vedere la Carme, tra l'altro. E tutti pezzi di musica melodica, e quindi si potevano ricordare. Anzi, dirò che certi pezzi di opera sono diventati canzonette, perché o simili, un po' copiate, un po' ispirate a delle canzonette. Adesso dopo troverò anche le canzoni che assomigliano un po' ai pezzi d'opera. Poi dall'opera siamo passati all'operetta, perché era ancora un discorso di melodia, però più allegro, perché l'opera, in fondo, molte opere, come ho detto anche altre volte, c'erano delle tragedie. Rigoletto, che quello, l'altro di quella pira, che la povera mamma che la brusa, quell'altro, insomma, c'erano tutte tragedie, un po' brutto da come la musica, però copriva tutto questo discorso, perché la gente più che tanto non seguiva le parole, anche perché quando i tenori o i baritoni cantano, modificano un po' l'accento delle parole. Libiamo diventa libiome, no? Libiamo. No, ecco, allora la gente faceva un po' fatica magari a seguire. Adesso ho visto che mettono anche le parole, no, in alto, no, così. I sovratitoli. Dunque, siamo passati all'operetta, e l'operetta veramente era una cosa simpatica. Certo. Quindi abbiamo Vedova Allegra, Paese dei Campanelli. Io, quando ero ragazzino, ho visto il Paese dei Campanelli e mi piaceva, perché era proprio una cosa simpatica. Quindi dall'operetta poi siamo passati alla canzonetta, cioè una strofa e un ritornello. Adesso io mi fermerei lì, non andrei troppo avanti, perché insomma la strofa e un ritornello ci sta bene in tutte le lingue, in tutto il mondo, la strofa e un ritornello è sempre. Perfino il grande Tom Jones, quando ha fatto tutte le sue canzoni inglesi, ha fatto successo con una canzone melodica, che è di Laila, è una canzone mai di Laila, è una canzone melodica. A proposito, Tom Jones, andremo a vederlo a Lubiana. A brevissimo tempo, il concerto a Lubiana. Il 18 giugno andiamo là, è un martedì, non è un bel giorno, però ha già fatto il pieno. Va bene, telefono, dai. Pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno maestro. Buongiorno signora. Buongiorno signor Marco. Sì. Prego. Allora, volevo cantare Gigia col Borinetto, ma adesso parlavi di opere. La mi senti, maestro? Mi senti? Sì, la sento, signora. Sì, scusi, no, perché con difficoltà. No. E allora, parlando di opere, era Iole Silvani e Čechelin, che con l'aria della Traviata, una canzone un pochettino, insomma, logico nel loro schema delle canzoni triestine. Addio, bel moro mio, mi vado via senza di te, te giuro che sia sei duro a restar senza parì e a piante
me butto lassù dentro che sta con una tripetta e con doppio di vino, come la Traviata, come un sol desio, tutto finì. Ma or che libertà me trovo come prima delle nozze, mi ne vestirò del nuovo pettinata la garzon. Io rincimi con le iozze un serpente sul capello, oh che bel, e fra le bande de contrada parerò de primo bel. Oh, 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 oh. Scusi, maestro. No, brava, brava, signora. Ieri al filo drammatico. L'ha nominato prima Iole Silvani? Sì. Ieri alla spalla del Cecchellin. Al filo drammatico, la Fenice. Al filo drammatico, sì, sono da che ero muletto, l'ultimo a stadio che dopo non ha fatto più. Peccato. Sì. Signora, posso cantare perché parlavi di opere, allora sono venuta con questa. Signora, cantare Gigia col Borinetto? Sì, come no, Gigia col Borinetto. Sì. Dai. Gigia col Borinetto, a camminarsi un gusto, su vien da brava vestite e vien con me a San Giusto. Lascio su quel muretto se sentaremo rente, coio ci parleremo e con la bocca niente. E a Roma e a San Piero, a Venezia e Galdeon, per noi che se San Giusto col vecchio suo melon. A Roma e a San Piero, Venezia e Galeone, per noi che de San Giusto col vecchio suo melo. Ah, ragazzi, che finale! Brava signora! Brava, brava, brava! Grazie a voi che avete la pazienza di ascoltare. Ma che nessuna pazienza, se è il nostro spirito, se questo. Che avessi tante altre, ma insomma non mi permetto. Lasciamo il prossimo sabato! Sì, sempre un abbraccio. Qua, sempre qua, sempre qua. Un abbraccio. Grazie, alla signora che aveva insomma, il virtuosismo. Signora? Lei ha chiuso, andata via. Sì. No, volevo domandare che se andava anche a ballare, visto che era i tempi bei. Giusto. Allora mi andavo a ballare alla ginnastica. Si ricorda qualche don della ginnastica? Tutti, se come parlare di Pierabec, maestro. C'è una canzone che durava 2 minuti e mezzo, allora sì. Il disco era 2 minuti e un quarto, l'orchestra la faceva durare 6-7 minuti, anche 10. In modo che quando era un ballo lento, al buio, boom, tutti che sono piena la sala da ballo. E poi era un modo per ingrumare, insomma, diciamo. No, non vogliamo essere a questo livello. No, era un modo per conoscersi, perché non era, insomma, il ballo era proprio l'incontro. L'incontro de, tanti si era sposato proprio conoscendo la sua donna al ballo. E la ginnastica era bel perché si poteva ballare al pomeriggio, non alla sera. Certo. Quindi era libero per i ragazzi dei 16 anni, dei 17, 18 al massimo, così, no? Perché alla sera andava quei più adulti. E quindi la ginnastica era il ballo proprio numero uno, perché tutti andavano là. Era la coda fuori, sempre mi ancora delle fotografie, mi ricordo sul libro, che la muleria andava là, mi pare che cominciava alle 4 il ballo, qualcosa del genere. Telefono? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Sì, buongiorno, maestro. Buongiorno. Volevo chiedere
Alziamo un po', anche se non si parla un po' più scandito, perché sentiamo basso. Ah, sì, parli più vicino al microfono, signora. Sì. Non ascolti la televisione, ascolti il telefono. Ah, sì, ho capito. Ascolti solo il telefono. Ecco, volevo chiederti, maestro. Mi dica, signora. Che non la vedi più, neanche lei, tanto, tanto giovane. Aveva mai pensato di musicare qualche poesia di Fulvio Muiesan? Poesia di Fulvio Muiesan? Signora, se vuole leggerla una, però il problema è che in questo momento si sente veramente male, siamo in difficoltà a capire. Allora, l'ha capito benissimo il nome. Sì, signora, però si sente molto basso, quindi cerchi di parlare più forte, se la vuole leggere, ne leggi la poesia. Allora, volevo dire che il maestro non ha mai pensato di musicare qualche poesia di Fulvio Muiesan. Maestro, te l'ha mai pensato di musicare qualche poesia di Muiesan? Torno a ripetere, l'ho già detto tante volte, io faccio il mio sforzo è quello di trovare un qualche cosa che lega la città alla musica, cioè per esempio il tram di Opcina ce l'abbiamo noi e non ce l'ha nessuno in Italia, perciò anche il tram di Opcina, questo è il nostro folklore. Non è facile trovare canzoni folcloristiche, altrimenti ci arriviamo a fare delle canzoni in dialetto triestino che sono praticamente canzoni italiane cantate in dialetto, cioè come fosse il famoso cover, perché si può dire Trieste mia che nostalgia, si può dire Bologna mia che nostalgia. Adesso non voglio sminuire assolutamente quello che è stato fatto, però per la ricerca di un folklore, di un qualcosa che è legato alla nostra città, non è facile. Io ci sono riuscito un po' col finanzier, perché è una cosa che ci riguardava, noi del confine, Bologna non ha il confine, ce l'avevamo noi, e poi con la faccia del Sardon, perché insomma rispecchia un po' le sagre della Sardegna che si facevano e si fanno ancora in giro. Quindi arrivare a fare delle canzoni triestine, come ripeto, non si deve fare canzoni italiane tradotte in dialetto, si deve cercare assolutamente un qualcosa che lega la nostra città al folklore, a quello che hanno fatto. Se il tram di Opcina si canta ancora, è un vantaggio che ce l'hanno dato i nostri padri, altrimenti i nostri padri avrebbero vissuto per niente. Cioè, quindi il tram di Opcina, perché per esempio La mula di Parenzo non è una nostra canzone, eppure nomina Parenzo, che è vicino a noi. Io La mula di Parenzo l'ho sentita cantare anche a Milano e l'ho sentita, e poi mi sa che La mula di Parenzo mi diceva, La mula di Parenzo che ha messo sul potere tutta la vendeva, però che va calà. Mi pare che anche uno scrittore famoso, adesso non ricordo il nome, ma poi mi ricorderò prima di andare a quel paese, ha cantato La mula di Parenzo, quindi non è nostra di Trieste, perché parla di Parenzo, però la cantiamo come se fosse nostra. Certo. Quindi, e poi anche tra l'altro la musica sono dei pezzi proprio scelti dal popolo, e questo è importantissimo, perché per esempio La mula di Parenzo ha messo su bottega de tutto la vendeva fora che il bacalà, fine, e dopo e questo silenzio dava fastidio per riprendere la seconda strofa, allora hanno messo Perché non mami più, che non c'entra niente, ma questo è folklore, perché è stato fatto dal popolo, cioè perché Mule Parenzo che ha messo su bottega e tutto la vendeva fora che il bacalà, perché non mami più, e così hanno chiuso la frase musicale. Ecco, questo volevo, io ho cercato di spiegare parecchie volte questa storia, quindi non facciamo canzoni italiane tradotte in triestino, cerchiamo assolutamente di legare la nostra città a un qualcosa di importante che rimanga nel tempo. Bene, grazie la signora, noi andiamo avanti con il maestro, con le altre canzoni in scaletta, Cossa, Bolli in pentola, ma anzi, si parlava di ballo, Balemo? Una canzone sul ballo.
un ballo signora. Un ballo signora? Ballo signora, perché chiede bello signora, ecco, va bene. Se lei può, se può. Vai, vai Guido con la base, vai. Sento già nell'aria una tempesta e sai perché? Oggi è la mia festa e nessuno è qui con me. Ma perché aspettare nel silenzio chiuso in me? Vado a ballare, non voglio pensare, l'orchestra per me suonerà. Un ballo, signora, non so se lei può. Rispose a un bel valzer, non dico di no. E tutta la sera mi disse di sì, un piccolo amore brillava così. Poi se ne andò, non mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Poi se ne andò, non mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Quando sono a casa sono triste, sai perché? Senza un po' d'amore si sta male, credi a me. Ma perché soffrire nel silenzio chiuso in me? Vado a ballare, non voglio pensare, l'orchestra per me suonerà. Signora, non so se lei può. Rispose a un bel valzer, non dico di no. E tutta la sera mi disse di sì, un piccolo amore brillava così. Poi se ne andò, non mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Poi se ne andò, mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Poi se ne andò, non mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Poi se ne andò, non mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Poi se ne andò, non mi parlò, e di morire di lei mi sembrò. Poi se ne andò, non mi parlò, sembrò. Valzerino, no? Di quelli allegretti. Sì, c'è stato il valzer anche in Piazza Unità, sono andato con la mia donna. Ti è piaciuto? Bello. Bello, bello, sì, perché magari nell'intervallo non occorreva mettere un'altra musica che ha un po' distolto l'atmosfera. Speriamo che la prossima volta... È bello anche ballare così in tanti, così. No? Ah, bellissimo, di... bellissimo. Una bella... particolare. Una bella situazione, una bella iniziativa. Bene, speriamo il prossimo anno rifacciamo. Magari. Buongiorno, pronto? Buongiorno a voi. Carissima, prego. Pronto, de novo, ho fatto il pieno oggi. Ma prego. Il maestro mega strassina sugliato. Sono bene. Una delle residuate della ginnastica. Ti ha visto che era come parlare di Piera, Beck, te l'ho detto. Cara, la stessa roba. E se andava, devo falsificare il documento per andare dentro. Sì. Con quanti uomini la balà la ginnastica? Tanti, ma non solo la ginnastica. Balavo alla marinella, alla pinetta, alla caravela, ecco, ai magazzini, Piera, alla camera, al paradiso e dove che vuole. Insomma, dove che era? Un ballo. Dove che si era là si ballava. Molto bene. Vite in rete, Cacciun e Tavernite e tutto quel che era. Obelisco, col jukebox, sì. Tutto. Okay. Era tutto un altro mondo. De Trieste per restare solo i muri. Per questo si è cambiato tutto. Se ballava, e come che se ballava. Scherzo, è il suo ricordo della ginnastica, un aneddoto, un momento, un ballo. È il primo baso. Il primo baso. E non era mio marito.
Bene, e gli era bel? Bel come il sol, solo che col verzivo alla bocca gli era meno che stava, zitto. E gli era qui. Questo vale per tanti e tante, signora. Gli era tipo comunque, Elvis Presley. Se doveva avere la carta, la carta d'identità, la Megadito, non è vero? Mi ricordo. Sì, bisognava avere la carta d'identità, cioè la cravatta, avere almeno 16 anni per andare a ballare. E mira l'ho falsificata. E ah, l'ha falsificata? No. Sì. Ah beh, sì, e ma lui abbastanza doveva avere la cravatta. Ma chi è che andava dentro? Senza cravatta non si andava dentro. Esatto, bene, brava. Eccola, la proprio vedi che lo frequentà? Senza cravatta non si poteva andare non dentro. Non si entrava senza cravatta, era tutti che guardava e se la si stringeva un poco troppo e che veniva là e che faceva il batteva sulla spalla. Te vedi? E era i sorveglianti. Sì, 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 sì. Ma quindi la sega basa in sconto? No, non in sconto, ma era sei gente ma approfittare la calca, no? Ma vabbè, ma insomma, ma anche, ecco, perché, anche perché quando si ballava era nella sala da ballo che era trasformata da come dal campo di gioco del pallacanestro, della palestra diventava una sala da ballo. Comunque la palestra diventava piena e serava la luce quando che era lento. Ah, e allora, insomma, Gugapì era tana libera tutti. Gugapì, insomma, questo ecco, lei era così. Vabbè, lei era così. Comunque, e dopo gli era tutto de ballare, dappertutto se ballava. Signora, ho sentito che l'ha nominato delle sale da ballo, la Marinella, sì, la Pineta, dopo Paradiso. La Caravella, Paradiso. Ma Paradiso, Paradiso e Caravella, era già sale da ballo un poco più avanzate. No, quelle tradizionali era ai chimici, per esempio. Ai chimici, ma io non sono mai andato ai chimici, però i miei avi dico andava ai chimici in via Conti. Anche mia mamma, dove chi andava? Scusa, anche maestro, perdonami, mio nonno con la sua orchestra suonava ai chimici. Vedi, che avevo anche un nonno musicista, meno male. Mia mamma andava ai chimici e andava a ballare all'Excelsior, perché l'Excelsior al bagno, Excelsior a Parcola. All'Excelsior? Sì, ego arrivato a andare a ballare anche mia all'Excelsior. E mi son da se anche ballava. Mi avevo allora 16 anni, ma mostravo 12. E sono da all'Excelsior, una sera sono da all'Excelsior, sulla porta il mega fermato e mi fa: "Piccio, ma quanti anni te ga?" Mi dico: 16. E guarda, se è meglio che te vadi a farti la comunione, il mega dito, e non mega la sa entrare. Perché il ballo era in quella volta quasi organizzato dagli americani, l'Excelsior, sì, gli americani, sì, che ballava, sì, là, ecco. Sì. Ecco, quindi sì, l'Excelsior allora era il bagno. Adesso non so se funziona ancora il bagno Excelsior. No, non funziona più niente. Mi ricordo che l'Excelsior è nato a Barcola. Sì. Mio papà l'Excelsior era a casa sua. No, sì. Non c'è più niente. Vabbè. E neanche a me. Non stiamo andando negativi. E quel che go balà l'Excelsior era, sì, il tango delle rose di Gioi Damiano. Via, il tango del Daghe? Non che tango, perché che dal maestro, so, dai, demo. Ecco, che da lui, vi saluto. No. Ciao, poche mie. Accenna una canzone. L'ha andata via. Come c'è sto tango delle rose? Non so, devo andare qua. Ah, sei qua. Te lo ricordo della settimana. Per far condito, solo una canzone. Bene. Dai. La gallina con doppia. Daghe di gallina. Daghe. Marco, Daghe, La gallina con doppia. Mi l'ho vista volare. Sopra i colli di Trieste. La alabarda sventola. Qua se mangia, qua se bevi, qua se vivi in abbondanza, pasta tutta non ne manca, e viva la popo. No, era così, ma andiamo avanti così. Era altro, ma va ben così. Vabbè, la fine era un po' più era umida, altra. Vabbè.
La fine era un'altra, ma la prima la sta. Va bene così. Stel, sempre agli ordini. Grazie. Andiamo in pubblicità subito dopo. Ciao. Il tango delle rose. Quindi preparere. Spostiamo le sedie, il tavolo del soggiorno. Pronti a ballare. Allora, buonasera. Come promesso prima della pubblicità, tango, giusto? La, tararara. E qua le coppie, subito si mette una balla signora, ballo signora, si prepara, via. La, là tra le rose in fior, Milonga! L'idillio incominciò, e furono baci, carezze audaci, poi le follie della passione. T'amo e la sussurra, e un bacio ardente la fa tremare, e dal suo dolce amore sussurra ogni or così. Amami, baciami con passione, prendimi, stringimi con ardore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, è sol per te il mio cuore. Ma venne un triste dì, e il loro amor finì, come una rosa dal gelo uccisa, la sua bellezza presto sfiorì. Folle nel giardin di rose, si strugge in vano del suo dolore, piange come allora, canta il perduto amor. Amami, amami con passione, prendimi, stringimi con ardore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, è sol per te il mio cuore. Baciami con passione, prendimi, stringimi con ardore, ardore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, è sol per te il mio cuore. Del maestro, molto bene. Oh yeah, eccoci qua. Bueno, vamos, pronto, buongiorno. Vamos a bailar. Pronto? Posso parlare io? Sì, signora. Ah, benissimo. Senti, Pilar, prima si sentiva malissimo la Mujesan, ma Mujesan è quel poeta triestinissimo al 100% che scriveva sul cantuccio delle muse della cittadella. E proprio aveva chiesto a me se era possibile darti qualche canzone triestina, perché tu sai musicare e le sue canzoni sono proprio due tipiche, fa conto. Uno dei suoi libri è Lontan de mi Trieste, un altro è Dentro de mi Trieste. Sono proprio quelle canzoni simili a quella che tu usi per iniziare il tuo programma. Te le farò avere, se ti vedo in teatro per la Carmen, ti porterò lì qualcuna di quelle canzoni, perché sono proprio
due, perché sono di Trieste al 100%, e si sentiva malissimo la trasmissione, quindi capisco che l'avevi scambiato per un poeta italiano, invece sei un poeta a tocco, triestino al 100%, e nostalgico di Trieste, perché è un altro momento che aveva toccato andare via di Trieste per motivi di lavoro. Bene. E quindi proprio una roba proprio tua, credi me, non te diria se non fossi vero. Bene, cosa le canta? Come? Cosa la canta? Ah, mi canto le galline tutte batte per la perdita del gallo, che ha sfondato il caponaro per la voglia che lega. E lega rotto, rotto, rotto il caponaro, naro, naro della rabbia. Che lega. Amici, beviamo? Beviamo. Ciao, bello. Salutimi tuo figlio che sei il presidente del Dante della mia associazione. Ciao, arrivederci. Grazie, ciao. Grazie, buongiorno. Bene, bene. Cosa hai detto? Le galline tutte male. Le galline tutte male. Ah, sì, le galline, sì, tutte, sì, tutte solite. Prima dicevo che la melodia, eccetera, eccetera, si parlava. Sì. Bon, ma volevo cantare questa canzone qua. Morgan. Pensa, Ivo Robic, quindi noi era un tedesco. Ah, era un slavo, credo. Comunque sì, e ha fatto successo in Jugoslavia. Ah, te vedi. Pensa a te, una canzone tedesca che fa successo in Jugoslavia. Qualcuno la conoscerà senz'altro questa, perché insomma è stata abbastanza sonata. Contenti, ma quello che è importante, come dicevo prima, è la melodia, e quindi questa è piaciuta, anche se cantata in tedesco, mi è piaciuta in tutti i paesi, ha avuto un grande successo un periodo degli anni che furono. Poi sentiamo cosa dice la signora al telefono, o un signore. Pronto? Pronti? Prego. Ah, ecco. Sono io, buongiorno. Prego, ci racconti. Giorno maestro, giorno Marco Stabile. Prego. No, volevo cantare una canzone, un po' buon. Sì, che canzone? Pronto? Pronto? È andata via la linea? Vabbè, casomai richiamerà, dai. Ah. Se non c'è più, ma insomma riprenderà la linea presto. Ne facciamo una intanto noi, maestro, una canzoncina. Cosa hai altri in programma? Ma tiriamo fuori una roba, la classica, non la vuoi più bene, qualcosa del genere, l'Inno dei Matti, l'Uomo Nero, tutto quello che te vuoi, insomma qualcosa. Beh, andiamo avanti con... Io volevo ecco fare ecco una... capita il primario. Quella là?
Dai, dai. E il domanda come se, come se, signor primario, stiamo meglio. Siamo rimasti solo in tre, solo in tre, in savate, capel de paia, la vestaia, pindolo, pindolo, finiremo sta marmaia de lotta, l'ottava division, secession, finiremo sta marmaia de lotta, l'ottava division, secession. Signor primario, la saluto, perché il mal mese passa, ma se c'ha un'altra bala, la me vedi ancora qua, in savate, capel de paia, la vestaia, pindolon, finiremo sta marmaia de lotta, l'ottava division, secession, finiremo sta marmaia de lotta, l'ottava division, secession. Oh yeah. Eccoci, pronto, buongiorno. Sono Paolo. Eccolo, Paolo, tieni la linea e canta. Una fotografia che non so se Lorenzo si ricorda. Parla più forte. Non so, va bene così? Stai più vicino al microfono. Ecco, col telefono, col cordes. Eccola qua, bellissima sta fotografia. Mi ricorda una serata del dilettante alla Dreher. Ah. Che è? Tutti quanti, quasi tutti, compagni di Lorenzo, che c'è quel signor Vedrio che si scondi, che mostra i corni, che purtroppo dico non posso accertare che sia lui. No, meno che ho mai fatto i corni se nel fotografo. Era la serata del dilettante. Che no, scusa un attimo, scusa un attimo, meno che ho mai fatto i corni nelle fotografie, perché per me è una gran stupidata. Perché la fotografia è un bel ricordo e fare i corni è proprio demona, scusa, e mi non ho mai fatto i corni a nessuno. Oh, questa era la serata del dilettante alla Dreher. Sì, era il dilettante appunto alla Dreher, e quella serata là, mi ricordo molto bene, sono arrivato secondo, davanti si arriva quel che è in centro. No, mi non sono arrivato secondo, mi sono arrivato sempre primo, scusa, Allora, se devi documentare meglio, 1959, al pomeriggio la birreria Dreher era, ecco, e tutti che votavano per me, perché mi andavo in giro per la città a domandare i voti, avevo fatto di tutto, l'ho organizzato perfettamente. E secondo si è arrivato uno de San Giacomo, non mi ricordo uno, e il terzo si è arrivato il complesso dei Friends, ieri era Tre De Lori che cantava e suonava bene. Questo se ricordo, no? A me non te me puoi fregare. Vabbè, vediamo di nuovo sta foto di accertare che non sei Pilar che fa i corni. No, questa allora, era... Non sei Pilar, ecco, allora, non mi accetto. Comunque è una cara fotografia, un caro ricordo. Quasi tutti i muli che frequentava il Volta, a parte gli ultimi due di sotto, quel con Stivaletto e quella a sinistra, però tutti quanti che frequentava il Volta in quegli anni. No, comunque posso che aver sbagliato me e me risento per quel che ho fatto. Bravo, cosa te canti? Comunque, cosa che canto? Ma non so, quel che suonava quella volta, Pippo Calamita, perché quella volta era Pippo Calamita, sì. Non so, che goda una pia dalla tavola, goroto un bicchiere, una cicchera, era così che cominciava, mi ricordo. Lei era troppo piccola per far l'amor con me. Fema un po' più basso. Sì, sì, Trieste, io t'amo sempre. Quando amo i fiori ligo sul cuore. Qua con la culla, qua con la tomba. Sì, viva sì, Trieste, terra d'amor. Eccola. E dico, voglio cantare un bigiaco, eh? Ascolta, Tite che ha fatto il Volta? No, ho fatto le serali del Volta, sì. Ah. Ma... Ti ha fatto il Carli?
No, come superiore che ho fatto, lavoravo, infatti fra tutti quei erimo due soli che lavoravamo, però frequentavamo le serali quella volta del volta. Ah, ascolta, mentre lui faceva diurno de sore in via Giulia, là in via Cesare Battisti. Perché ti te hanno nominato, da dove te son te che ho detto? Son Bisiacco, del Re di Puglia. De Bisiacco? Perché io ero un mio amico che veniva da Re di Puglia al volta. Ogni mattina zappava il treno e veniva a Trieste. Comunque io appena arrivato a Trieste, 1958 ero arrivato a Trieste. E per necessità del lavoro, diciamo, dei miei genitori, quindi, insomma, ti piaceva cantare, dai. E mi piaceva cantare. Prima mi ricordo, diciamo, di quell'aneddoto della ginnastica, che sì. Ecco, lo si è parlato dell'età del ballo della ginnastica e della durata soprattutto delle canzoni della ginnastica. Io mi ricordo che era nell'anno di Come Sinfonia, Come De Donaggio. Ho fatto quattro giri, dico, ballando, che è già un lento, quattro giri, e lo faceva diventare 10 minuti quella canzone che durava due minuti e mezzo, insomma, eccolo. E mi ricordo che l'invito era, si entrava per invito. E naturalmente bisogna trovare chi che ti accompagnava, che ti faceva i crediti, come che anche ai magazzini che si andava, che era l'altra fascia d'età, perché si andava sempre il pomeriggio, però era i giovani di quegli anni, 14-16, si andava alla ginnastica, lo scalino successivo si andava ai magazzini, e mentre, diciamo, il paradiso invece si andava, diciamo, no, ma era altre sale. Io mi ricordo che era in corso di Driola, era quella della chi era il partito che era ascolta allora te mi hai accennato sta canzone qua, vieni con me. Io sogno d'esserti vicino e accarezzarti e poi svanire in questo sogno irreale. Lassù vedo gli angeli che cantano per noi dolcemente, dolcemente. Io non mi ricordo le parole. La musica la go in testa, anzi, con tante altre anche. Pino Donaggio cantava questa. Sì, Pino Donaggio, sì, bravissimo. Bravo. Bene, te ha un'altra canzone? Ma no, dico. Beh, questa te la conosci. Che senso? Dammi un do. Ehi, vieni con me. Sì. Ti voglio cullare, cullare, posandoti sull'onda del mare, del mare. Legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai. E accanto a me tu resterai, ai, 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 ai. Ti voglio tenere, tenere, posandoti sul mare, così col tuo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore più sonarti potrà e accanto a me ti porterà. Ai, 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 ai. Lorenzo, grazie. Bravo, te sei che se la ricordi tutta. Ma no, anzi, può far furia qualche parola perché dicono... Ma non ha importanza, no? Non ha importanza. Allora ti andavi a ballare Lorenzo, anche... Lorenzo, dite che qualche anno più di me, ma dico, mi sono dei 43, sa? Vabbè, ma te andavi a ballare alla Marinella allora? Marinella, Pinetta, se scampava qualche volta anche senza pagare. Sì. Ricordi? Normale. Alla Marinella, quando si ballava sul terrazzino sopra, che non era ancora, diciamo, la vetrata, tutto quanto il ristorante che c'è oggi. Sì, no, se la Marinella si ballava in due parti. Nella sala grande e anche quella a fianco. Alla sera era il jukebox che si ballava. Sì, sì, no, ma era, quella volta era... parlo della Marinella, non della Pinetta, Va bene, te ringrazio. Grazie a te, grazie, diciamo, no, ecco, del rinfresco, diciamo, no, della memoria di quella fotografia. Ah, va bene, grazie. Complimenti per quello che è successo tutto dopo, va bene? Grazie. Mi raccomando, cantare, Sempre.
con una voce che non era male, era che mi vuole anche cantare solo in cesa, quindi diciamo, eccolo, posso dirti, ma avevo 10 anni che avevo. Bene, bene. Avanti così. Col coro del collegio, l'Istituto Arti e Mestieri de Gradisca, siamo venuti in Castel nel 51, quindi pensati, a fare un concerto, diciamo, no, in estate che era ancora qua gli americani, mi ricordo. Bene. Va bene. De nuovo. Ciao carissimo, ciao, grazie. Va bene. Bei ricordi. Bene, la musica. La musica è finita, no? No, quella è una canzone. Cosa ti suggerisci, caro? Non so. Pubblicità? Se l'avremo in scaletta. Podessimo anche fare un'innovazione, sì, visto che oggi avevamo di chiudere un pochettino prima, magari una telefonata, sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. L'ascolti, Mino canto, però volevo dire una roba, che avevo parlato di tante sale da ballo, ma non avevo parlato delle poste. Le poste? Andavo a ballare le poste, che avevo 14 anni e sono del 42. Sì, c'è ancora, no? Ancora quel locale là. E gli era no, fatto... gli era la sala da ballo, stretta, sì, e lunga. Ma ho capito, godito che c'è ancora, se ballava a... ad angolo retto era. Alle poste, là proprio attaccata alle poste che vi era la via, non mi ricordo. Di fronte alle poste? Di fronte, no, là era il ferroviario. Ah, di fronte alle poste era il ferroviario. Te hai ragione. Siamo ad angolo delle poste, proprio il palazzo delle poste. Ah. Che via c'è quella? Via Geppa? Che via c'è quella? Sì, no, mai saputo. Mai saputo. Sì, mi andavo, io avevo 14 anni, andavo a ballare là. Ah, sono scappato il pomeriggio, attraversetta. Adesso ho confuso il ferroviario. Non era il ferroviario c'è altro, era vis-à-vis. Che poi il ferroviario. Sì, ho capito. Vabbè. Allora andai a ballare alle poste, bene. Andavo a ballare alle poste e dopo anche l'Edera, la famosa Edera, sì, il secondo piano. Via delle Zudecche. Brava, e era due pali in mezzo alla sala, che quando che si ballava, che era appunto a sto lento con le luci quasi, diciamo, spente per modo di dire, era il caposala il signor Gino, e se dopo che era a ste luci, così si metteva tutti attorno a sto palco e via della non si muoveva, perché era lento e stavamo così abbastanza vicini. Bon, cosa si cantava là? Dove? A Ledera? Indifferente. Dio, non mi ricordo bene, però ad ogni modo sono in amicizia con una signora che cantava l'Edera proprio. Aveva avuto un problema di salute. Ma prova a accennare una canzone, dai. Dell'Edera. Ma è indifferente, anche l'Edera, le poste, dove che te vuole, è indifferente, una canzone qualsiasi. Sa che non mi viene in mente neanche una, mi so altre canzoni. Ti ballavi il cia cia cia. Cia-cia-cia quella volta non si ballava. Ah, no? Si ballava Boogie. Si ballava tre Boogie. Ah, Boogie. E Boogie si ballava il Boogie. E dopo un'altra roba mi ricordo, che io ero muletta ancora, che erano gli americani, che andavano in Piazza Unità, diciamo in maniera gelatina, perché stavo attorno a quelle parti. Mi ricordo di aver visto Carnera, che dava una mano a un americano, che era ancora gli americani, e io ho la mano talmente grande che mi sei impresso. Bon, fermo un boogie boogie, dai. Bon, fermo un boogie. Dai. Bon, fermo. Mi devo cantare il boogie. Porca. Non si ricordi niente? Sei boogie boogie. Boogie boogie. Tipo? Boogie boogie. Boogie boogie. Beh, una. Non so, non mi viene niente in mente. Da. Bom, bom.
Gli era suonato il boogie, non era, non gli era, era, gli era suonato il boogie boogie, sì. Sì, non gli era cantato tanto. No, 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 gli era solo che suonato, sì, ecco, ma, non, ecco. Ma ne poteva cantare il boogie boogie, però non si cantava il boogie boogie. Beh, insomma, si cantava dopo il rock and roll, no? Dopo gli era il rock and roll, prima gli era il boogie boogie. Bon, allora, allora adesso cambiamo atmosfera, cantiamo una bella canzone triestina, va bene? Dai. Va bene. Forza. Almeno la mula del Parenzo te la conosci, no? Ma sì che la conosco. Daghe, via allora. La mula, daghe. La mula del Parenzo ha messo su bottega e di tutto la vendeva, e tutto la vendeva. La mula del Parenzo ha messo su bottega, la vendeva. Ora che baccalà, perché non mami più. Adesso che canto una canzone che l'avevo imparata a scuola, do do do, domani vado a casa, re re re, respiro l'aria pura, mi me sento più sicura, sol sol sol, soltanto mi dispiace, la la la, la star la direttrice, sì sì sì, sì sì, la lascerò, saliremo sui monti più alti, sentiremo la banda suonare, se San Giusto ci dà dei comandi, battaglion per battaglion per battaglion, com'è bello passeggiare lungo il mare, lungo il mare. Com'è bello passeggiare lungo il mare, lungo il mare. Trieste bella, Napoli italiana, Roma antica, la capitale d'Italia, se vuoi saper. Sono nata a Trieste, sono triestina, triestina resterò, guai se no mi copperò. Bom. Bella, bella, grazie la signora, grazie per la canzone. Allora noi andiamo un attimo in pubblicità in anticipo. Tara, 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 tara. Fammela di nuovo, dai, che adesso lo ti va qua. Lei ha chiuso, maestro. Allora, fermo un attimo in pubblicità in anticipo oggi perché chiudiamo un po' prima, ma abbiamo un'altra telefonata, allora rimandiamo ancora, buongiorno. La capitale d'Italia. Pronto? Pronto? Sono nato nel Quarnaro. Prego! L'ascolti, mi volessi parlare direttamente con... E in Lorenzo. Onda? Prego? E in onda? Sì, come si può far per parlare con lui? Sta già parlando, è in onda? Pronto? Sì, allora chiudi il telefono, chiudi il telefono e ascolta solo la televisione. No, chiudi il telefono, chiudi la televisione e scusa, ho sbagliato. Chiudi la televisione, abbassa il volume della televisione e parla, e parla solo col telefono, così ci capiamo meglio. Ok, fatto. Vai, dimmi tutto. Lorenzo, mi volevo parlare a proposito delle sale di ballo di Trieste. Sì. E in particolare la più bella sala non l'avevo ancora menzionata. E sarà la sala Tersicore. Ci ricordi la sala Tersicore? No. Dove era? La sala Tersicore era in via Crispi. Via Crispi? Ostrieta, la famosa, adesso non esiste più. De sotto c'è quel negozio che vende articoli di profumeria e dei barbieri. Era... No, non mi ricordo. Era... Io mi ricordo che c'era una macelleria de Rocco, del parente de Rocco. No, mi parlo di via Crispi. Ah, sì, mi ho confuso con via ginnastica. No, no, in via Crispi, in pratica dove c'è Couture adesso? Ah, Couture, sì. In fianco di Couture c'è quella casa che c'è articoli che vendi di sotto, articoli di profumeria. Ah, e là era una sala da ballo? Oltre, lei era meravigliosa, mi ricordo che era la cega
che la gestiva. Mi parlo, guarda, mi do 86 anni e ho fatto tutte le sale dei balli di Trieste. Ed è un muso di sale. Bon, una cantata, dai, dopo parliamo. Dai, che cosa parla abbastanza anche a me, dai, oggi. Fermo una cantadina, dai. Dai. La cantadina, ma non rende la trasmissione in diretta adesso. Come no? Ma come no? La sta parlando da 2 minuti, amico mio, dai. Sì, ma mi stavo guardando la televisione, ma però non c'è il programma... No, siamo in una realtà virtuale, certo che siamo in onda, la sta parlando con noi, dai. Ok? Dai. Vai, cantiamo qualcosa. Mi piaceria, ecco, sentire, non mi ricordo le parole, la canzone di Spazio Camin. Ah, va bene, dai, forza. Ah, fai, quando che non te sa le parole te fa la, va ben lo stesso. Su e per le contrade, di qua e di là si sente la gente allegramente. Dopo non mi ricordo più, porca miseria. Mi ricordo che le muli e la cantavimo. Giù per le contrade, di qua e di là si sente la voce allegramente dello spazzacamin. Su e giù per le contrade, di qua e di là si sente la voce allegramente dello spazzacamin. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, gli dà mangiare e bere. No, prima era s'affaccia alla finestra la bella signorina, con voce assai carina chiama lo spazzacamin. Prima lo fa... Ma non mi ricordo le parole. Va bene, la canteremo un'altra volta, dai. Te ringrazio e sta sempre così. Stanno bene, stanno a me, mi ricordo di questa sala che ti ho parlato, della Tercicore. Ieri era Lucio Agostini che suonava là. Ah, bene, 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 bene. Ciao. Va bene, carissimo, grazie. Ciao. E grazie. Guido, andiamo in pubblicità per cortesia, poi riprendiamo. Eccoci qua, ancora col maestro. Oggi chiudiamo attorno ai 50, poi va la sigla, così ci mettiamo anche d'accordo con la regia. Maestro, hanno chiamato in tanti. Come hai visto, ti ho detto che era come Piera Beck, ti ho detto ginnastica. Se veniamo fuori tutte le sale del ballo della città di quei tempi. Sì, beh, il ballo è una roba importantissima. Adesso si balla in un'altra maniera. Come ti dicevo, la disco music è nata anche a favore dei timidi, perché una volta quando uno diceva balla signora e quella diceva, la guardava e diceva no, grazie, e lui rimaneva male. E invece oggi si può andare al centro della pista e ballare anche da soli, va tutto bene. Bene, se sentiamo un attimo il telefono, dai. Pronto, buongiorno. Pronto, mi pare di essermi. Sì, signora. Sì, sì, sono Anna Maria, carissimi. E volessi sbasso il televisore, sì, scusami. Allora, volessi cantare Tu che mi hai preso il cuore. A modo mio, basta, perché mi va una voce bassissima. Tu che m'hai preso il cuore, sarai per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Nessuno mai più, ormai per me, come il sole sei tu, lontan da te, e morir d'amor
sei tu che m'hai rubato il cuore. Ti vedo tra le rose, ti dico tante cose, se il vento lieve t'accarezza, un profumar di giovinezza mi fai tremare. La notte sogno tremando di te, quale incantesimo il mio cuor sul tuo cuor. Mentre si schiudono le pupille due d'or, tu che m'hai preso il cuor sarai per me il solo amor. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò, te, nessuno mai più, ormai per me, come il sole sei tu, lontan da te. E morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Carissimi, vi voglio tanto bene. Brava signora. Grazie. Grazie come signora. Signora. Come sono andata? Ma benissimo, sai che mi non la conoscevo tanto bene. Un po' emozionata. La puoi accennarmi un'altra canzonetta per caso? Solo basta un ritornello. Sì, posso accennare. La Medisi. Sì, la pam 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 parabam pam pam bum. Pam 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 parabam pam pam. Per le strade, per le rive di Trieste, cantan tutti con amore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. La sa quella signora, Trieste, bella, Napoli italiana, Roma antica, la capitale d'Italia, quella che cantava il signor... Prima l'aveva cantata quella signora, no, questa la sa... non la so. Ah, non la sa no, quella? No, questa non la so. Perché maestro, quella la cantavo anche mia, cantagliera bella, ma non me la ricordo. Sì, sai bella, ma anche me la so un pochettino, ma non per cantarla. Ah. Comunque mica avevo il fratello, maestro, non so se lei la si ricorda. Che suonava la marinella, la pinetta, e faceva parte dei Bora Bora se chiamava, prima i Devils, e suonava tanti anni anche a Milan. Sì, sì, Bora Bora. Era tre ragazzi. Bora Bora, sì. Bora Bora, dopo siamo andati a Milan e ha avuto tanto successo. Sì, sì, mi sono in contatto ancora con uno dei Bora Bora. Dubani, Arrigo. Arrigo, Dubas. Mamma mia, la sai che mi ero sorella di Giorgio, un dei tre che è morto, caro. Che volevo bene questi ragazzi che suonava De Pizzi, stavimo a piscina, che ricordi, maestro? Fabio. Ma la sei ancora in contatto, mamma. Fabio era il cantante, Fabio. Fabio Vatovani e Giorgio Metton. Sì, esatto. Anche Giorgio Rossetto. I Gassonado anche come trio, i Gassonado al... a Milano in un locale quando che era l'esplosione della disco music, Lori era in avanti prima, e questo trio funzionava moltissimo e lavorava tutte le sere. A Milano il locale si chiamava il Pipes. Sì, sì. Perché era diciamo un facsimile del Piper, e il Piper era a Roma dove che è nata la Patti Pravo. Piper. Sì, sì, sì. Noi lo chiamiamo Piper, noi,
insomma, bisognava vedere. Piper, allora. Sì, Piper, sì. Allora si usava a ballare sul, sul cubo, no? Come no? Ma per tanto tempo. Ton, sul cubo, come tutti no, quanti, cubo. No, così, no? E quindi le sale da ballo ancora era piene di gente che ballava, dei giovani che ballava, se ballava. Quindi non era differenza tra ballo liscio, ballo ruvido, indifferente, cioè qua si ballava da tutte le parti. Ballava e via. Maestro, sono contenta che la si ricorda, non pensavo, la sa, sono proprio contenta. Mio fratello è morto signora, l'altro anno, caro. Chiudiamo in bellezza, ancora un motivetto, sì. Dai, forza, dai. Ancora, mi? Orco, sì, dai, la canti finché la barca va. Sapei questa, aspetti, sapei questa qua, ma neanche io la so bene. La cantava Cechelin. Se notte su per carso canta i grilli e le rane che rispondi. Sì, cri, sì. Cri, cri, cra, cra, cra. Sei anni de groppata con rimonica tre quarti sconquassata e fa la serenata al suo tesor. Sì, sì, mia maricca, mi te starò qua finché ti disideia. Rimonica suffia, sonata va su e il porco fa gnu gnu. Se te vuol venir, draga maricca, daremo ballarli e pastarisca. Sì, sì, mia maricca, mi te starò qua, finché te disideia. Ecco, sì, va bene, me la ricordo, sì, ma... È una canzone che cantava Cechelin, il megadito. Era una parodia di una canzone italiana. Sì, se non mi ricordo. Bella, italiana. Buono, grazie. Grazie la signora. Allora, abbiamo tempo per fare ancora una canzone di quelle che hai preparato, se vuoi, e poi un finalino perché chiudiamo i 50. Beh, cosa hai preparato? Per l'ennesima volta canto sempre quella che io penso potrebbe diventare l'inno dello sport, perché quando gli sportivi vanno allo stadio o al palazzetto, non ha importanza quale canzone, purché sia una cosa che unisce tutti, certo, e soprattutto cantata in triestino, che sia una canzone legata al folklore. Allora, se Guido mi può mandare la base, io canterei ancora una volta Torno a Trieste. Back in Trieste, the best of Pilat. Se chicche de notte se sveglia e dopo non può più dormire, se chicche del giorno cammina e non c'è niente da dire. Chicche che piasi vin bianco, bevi anche nero se sei, mi de girar senza stanco, torno a Trieste perché voglio una mula triestina che canti solo per me. Sera e mattina e coste vol più de così. Senti la vola forte le onde scoi, senti parlare dialetto anche i tuoi fiori. Torno a Trieste, torno, torno. Non son cambiato, canto l'amore che sento per sta mia gran città. E chi una volta partiva cercando fortuna, chissà, arrivava sera e moriva pensando se il che la farà. Gente che aspetta e che spera,
aspetta la grande occasione, intanto pianza primavera, ancora non parti nessuno, e una mula triestina che canti solo per me, che canti di sera e mattina, e coste vol più de così. Sentir lavora forte le onde scoli, sentir parlare dialetto anche tui fiori, torno a Trieste, torno, torno, lo son cambiato, canto questa mia gran città. Bene, bene maestro, come sempre emozionante, come sempre emozionante. Abbiamo ancora meno di due minuti, 50 dobbiamo dare la linea per la sigla. Beh, accendiamo almeno la nostra sigla. Anche perché forse non lo sai, ma ti ricordi che il milanese lunedì il Caffè dello Sport aveva quella maglia, quella alabarda qui? Ah, no? Sì. La alabarda qui, fatta così, i triestini la chiamava il cocal, guarda caso. Non penso perché è quella alabarda stilizzata, no? Che sembra un po' il nostro amico quando... E svola, no? La mia nonna mi diceva, sì, ai muletti il vin fa male, non sta a bere come i vecchi, te va via come un cocale. Casa mia, casa mia, te son tutta un'osteria, ogni stanza un bettoni, se respira d'orte vin. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao. Al prossimo sabato il TG alle 13:20 e viva a tutti, cantate sempre. Quando io ero piccio andavo al bagno, andavo fino a Barcola sui scogli, e saltando in acqua come un ragno, me restava tutti i pietaiai. Se mi piaceva sai giocare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa città, su una povretta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena di mare. A 18 anni con la Vespa andavo in Villa Giulia a far l'amore, non avevo altro per la testa che la libertà de pagolare. Che bel potersi innamorare, certe robe non te le puoi dimenticare. Quando Trieste si impisa, meravigliosa
città. Su dopo Greta che vista, proprio te resti incantar. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima fa Trieste piena de mare. Quante gite, quante camminate, e solo in macchina e so già che qualcosa intanto è cambiato e la gioventù non tornerà. Mi sono tornato ancora là, solo per rivedere la mia città. Sei in Pisa, meravigliosa città, su dopo Greta che vista, proprio te resti incantata. Quando la luna si incontra col faro bianco a metà, come una mula bellissima va Trieste piena de mare. Come una mula bellissima va Trieste piena de mare.